Signore e signori, bentrovati, buon pomeriggio, appuntamento con Bolaffi, con Alessandro Gioia in vostra compagnia, salutiamo Cristina in, uh, al centralino e tutto il nostro centralino, salutiamo Federico in telecamera ed Enrico in regia. Tre ore in diretta per stare assieme, siamo ancora nel caldo di quella settimana dedicata al Marengo, eh, alla grande proposta legata al Marengo della numismatica, siamo ancora a caldo della trasmissione di ieri sera, per chi ci ha seguito, appassionati della filatelia appuntamento che vi diamo sempre ogni martedì in compagnia di Massimiliano dalle 21 alle 24. Invece della diretta chiamata Invita al collezionismo della mia trasmissione, cioè dalle 17 alle 20, avrete tempo avrete tempo se avete piacere ovviamente seguirci con una bella varietà di monete. Andando anche a toccare l'aspetto del Marengo, un marengo che diciamo è europeo e è anche forse un po' meno comune. Attenzione, comune non nel senso riduttivo del termine, ma un po' meno frequente nella visione eh, di quello che è il, la bella possibilità di scegliere i marenghi italiani. Però sappiamo che il Marengo è anche, divenne moneta europea a tutti gli effetti ben prima dell'attuale euro, e allora andremo addirittura a citare quel valore 20. Che è coniugato in Francia sono i 20 franchi, ma coniugato ad esempio in Russia diventano i 7,5 come rubli, oppure quelli che molto rari eh, appartengono a Giorgio I di Grecia e quindi le 20 dracme sempre in oro. Ecco perché andiamo un pochino ad ampliare, o meglio a comunque a citare, a segnare il momento così importante legato alla storia del Marengo, che Volaffi vuole interpretare con voi. Bolaffi poi eh, non è solo questo, anzi è questo, ma eh, è anche una serie di eh, iniziative, di possibilità, comprese quelle di venirci a trovare nei nostri diversi negozi, Torino, Milano, Verona e Roma. E ricevere anche la visita, se gradita, dei nostri funzionari, i veri e propri consulenti di numismatica e di filatelia in tutta Italia. Ogni regione è servita eh, da una nostra, di, persona di assoluta fiducia, un mio collega, di persone assolutamente preparate che potranno. In molti casi già sono entrati in buoni rapporti di amicizia con i nostri telespettatori, ma che potranno visitarvi direttamente, quindi avere il piacere magari di illustrarvi anche il mondo Bolaffi. Bene, allora eh, devo segnalare delle, delle unicità quest'oggi perché abbiamo la visione per una sola chiamata e eh, attenzione! ma una sola chiamata non solo quest'oggi perché domani ne abbiamo altri due in qualche negozio oppure sono chissà dove, eh, ma comunque reperibili eh, sulla serie dedicata ai dollari americani che è andata come l'oro, anche se si tratta di argento, cioè è andata con una eh, attenzione eh, così forte e notevole che eh, a questo punto ci vediamo eh, costretti a presentarla proprio con la massima cura e con la massima urgenza di conferma perché una seconda chiamata la possiamo accettare dicendo vedremo in futuro. Ma al momento veramente siamo, siamo sprovvisti, siamo sporniti di questa proposta. Bolaffi quindi eh, li vediamo magari un attimo anche così in panoramica. Ecco, li teniamo a quella distanza perché sono i, i 4 dollari in argento, quindi le, le importanti. Eh, gli importanti monete che hanno un riferimento, eh, un'emissione, una storia, perché poi in realtà abbiamo parlato della storia del dollaro che riassumiamo con quattro differenti momenti storici. Eh, tra l'altro la più eh, remota, la più distante, è quella che eh, vedete alla sinistra, ma questa inquadratura direi che è perfetta, e che si ricollega al mondo. Ispanico, eh, quegli spagnoli che sostennero i coloni americani, una moneta che circolò veramente per molto tempo in tutta l'America Latina, ma anche in Asia il Pillar Dollar che si rifà appunto a quella moneta di grandissima circolazione che originava eh, in terra di Spagna. Pillar perché le colonne che vedete sono eh, proprio a indicare eh, quello che viene nominato come Pillar Dollar. Fa parte della proposta delle quattro monete d'argento con una condizione molto particolare. Credo che Enrico abbia anche il cofanetto da mostrare perché in realtà questa collezione di quattro monete in argento eh, la eh, diamo con un cofanetto eh, che eh, le racchiude, quindi le protegge, ma può essere anche una bellissima idea regalo, un regalo molto importante, eh, perché le vedete l'abbiamo eh, registrata prima, cioè abbiamo ovviamente in memoria questa immagine, eh, appunto si va dal Pillar Dollar a quello che ehm, è poi il eh, Silver Eagle, la Lady Liberty così chiamata, che in ordine di tempo è l'ultima sulla destra e siamo ovviamente a un anno molto molto più vicino a noi. Ne parleremo. Qualora interessati vi do subito la richiesta, che eh, l'abbiamo titolata Dollar History, eh, storia del dollaro, 4 dollari dal 1772, il primo a cui abbiamo fatto riferimento al 2014, eh, la Lady Liberty così chiamata, a 590 euro. Una sola chiamata, sono delle monete molto grandi, eh, il titolo dell'argento è elevatissimo, è eh, molto importante anche eh, segnalare proprio questo. Um... E poi eh, la bellezza di poter trovare il famoso dollaro Morgan, il dollaro chiamato PIS eh, Eagle per quanto riguarda il Silver Eagle che abbiamo già citato e Pillar, anche questo ho già citato. Una chiamata solo a 5,90, se volete eventualmente eh, considerare questa conferma in visione per poi eventualmente nell'acquisto decidere anche un pagamento in due o tre soluzioni è possibile, è ovviamente su cifre... Consideremo abbastanza contenute nel rispetto ovviamente di cosa significano 5,90. Eh, ci teniamo su una possibilità di pagamento in termini diciamo eh, quanto mai opportuni, eh, quanto mai eh, possibili, ma anche eh, su termini abbastanza contenuti proprio nella distribuzione del tempo. Eh, bellissime. Allora procediamo perché voglio darvi prima una lettura delle nostre proposte. Accanto abbiamo. Eh, invece per par condicio, oggi ci sentiamo un po' internazionali, abbiamo eh, il, il mondo dedicato a eh, Nicola II, dedicato alla Russia, eh, il mondo fatto ovviamente di rubli, rubli che vennero coniati a San Pietroburgo ma anche in Francia perché non si riusciva soltanto con la zecca di San Pietroburgo a rispondere a tutte le esigenze del, eh, della richiesta. Chiaramente, anzi, andremo a trovare due diversi estremi. Uno è il ehm, 7,5, quindi il 7,5. Quindi il Marengo, che aveva una circolazione presso la nobiltà russa, eh, in territorio di Russia circolava parzialmente, veniva molto di più speso, utilizzato nei fasti di chi si recava con frequenza in Europa, a Parigi e non solo. Quindi la nobiltà russa si portava dietro questi. Eh, questi marenghi, usiamo proprio questo termine, sono i 7,5 come rubli, c'è cioè uno molto bello da scegliere eh, e lo possiamo eh, vedere in questo momento, la, il rovescio, il dritto che poi vedremo è il profilo di Nicola II, mentre il eh, rovescio che adesso stiamo osservando è la quella bicefala o di se voglia, che rappresenta il simbolo dei Romanov perché di questo si tratta? Vedete il valore è anche espresso, eh, la leggenda che mh, identifica anche l'anno in questo caso di scelta. Questo può entrare di diritto nella collezione dei Marenghi: è a tutti gli effetti, quindi, sia per larghezza, chiaramente per diametro, scusate, che per eh, peso, che per qualità di oro. Caratteristiche fondamentali proprio in tal senso. Eh, percorreremo anche un po' la storia di, ehm, di Nicola II, le sue vicissitudini, di anche l'essersi trovato eh, in un momento legato proprio al tramonto eh, dell'epoca zarista, beh, ben sapete, della rivoluzione del 17. Ecco il profilo, ecco il suo volto, immagine che rispetta perfettamente eh, proprio la sua fisionomica. Eh, ci tenevo proprio a poter ritornare un attimo a parlare di rubli perché l'abbiamo fatto in tempi anche abbastanza recenti ma c'è una richiesta forte e assorbita la nostra disponibilità eh, fortemente dal nostro pubblico. Andiamo subito a vedere però il valore eh, che anticipa l'ultimo valore in argento per grandezza prima eh, di quello d'oro ed è proprio l'unità di misura di un rublo in argento, dopo si parlerà di valori differenti legati a, a loro e eh, non sono i copechi l'unità eh, ancora divisionale, diciamo quindi più piccole ma il rublo è un punto di riferimento interessante, ne ho uno eh, posso accontentare qualche chiamata eh, qua lo abbiamo col suo cofanetto perché può essere mh, collocato il collocato suo cofanetto, viaggia insieme al suo cofanetto c'è suo certificato di autenticità che entra proprio all'interno della confezione, ritroviamo su misure belle, eh, di, bella, di bella consistenza, poi andremo a dettagliarle, ancora il profilo del, eh, di Nicola II e così l'aquila eh, bicipite che troveremo sul rovescio. Andremo poi proprio a maneggiarlo per sentire la consistenza. Bene, torniamo a noi eh, e vediamo. Ti chiedo, Federico, visto che è fresca fresca la memoria del, dell'argento, eh, scusate dei dollari d'argento, dei pillar dollar, abbiamo ancora, ancora perché eh, c'è la possibilità di scegliere ciò che amate molto, anche se l'avete visto pochissime volte, eh, abbiamo proprio controllato la nostra disponibilità: l'argento degli abissi che venne proprio trovato nel Golfo del Messico. Con, quando una nave fece eh, naufragio, non si sa eh, se per qualche mostro marino eh, il triangolo delle Bermuda, se eh, per i pirati, eh, se per eh, una, vabbè, una tempesta. Comunque il carico di queste monete venne recuperato da trovato da alcuni pescatori. e Subito i cacciatori di tesori eh, alzarono questi sacchi di monete d'argento. E pensate, due sono rimasti in acqua per lunghissimo tempo, ma eh, sono fortemente apprezzabili. E infatti le vediamo: noi le abbiamo chiamato in modo molto suggestivo l'argento degli abissi. Eh? L'argento degli abissi e quello ci piace perché realmente sono quei tesori recuperati eh, dal mare, servivano a finanziare i coloni americani. Ecco perché poi gli americani, quando divennero indipendenti, comunque rispettavano fortemente questo tipo di moneta, infatti se vedremo il rovescio, anzi andrò magari subito a mostrare il rovescio, eh, in modo che se ne vede anche, vabbè, qui Carlos III dei, gra dei Grazia, perché è latino, eh, eh, Carlo III eh, per grazia di Dio e il rovescio ci porta ancora quelle colonne in americano pillar che mostrano lo scudo eh, lo scudo, l'immagine l'emblema araldico della corona di Spagna. E vediamolo attenzione, perché lo stato di conservazione è veramente veramente eh, giusto, corretto, eh, è veramente corretto. Eh, avendo una datazione, siamo nel 700. Eh, attenzione: due secoli in fondo al mare, non è poca cosa. Anche perché vennero trovate queste vennero recuperate queste, queste monete abbastanza recentemente, non 100 anni fa ma abbastanza recentemente vennero proprio recuperate esattamente nel 1993 eh, quindi un, un 23 anni fa a 50 miglia a sud della Louisiana un peschereccio che trovò impigliate queste, alcune monete nelle proprie reti da pesca e fu una buona pesca indubbiamente fu una buona pesca vi do subito la richiesta, dai così entriamo anche nel vivo delle diverse eh, proposte, delle diverse possibilità. La richiesta per questo oggetto di abissi, siamo ripeto nel XVIII secolo con Carlo III, è di 139,50. Ed è la proposta numero 11, 139,50 euro, non vi sono spese di spedizione, possiamo mandarlo a casa vostra, viaggio ovviamente con i giusti crismi anche di attenzione, può passare eh, su vostra richiesta il nostro funzionario a illustrarvi il mondo volafia, a parlare con voi, a avere il piacere di conoscervi o potete venire a ritirarlo nei nostri negozi. Quindi lotto numero 11, proposta numero 11. Eh, è molto bello. Allora, guarda, vorrei anche farti sentire, magari eh, avere la percezione della consistenza della sua grandezza. Questo sì, potrebbe essere eh, importante proprio poterla valutare. Eh, lo faremo successivamente. Siamo ancora anche in carrellata. Visto che abbiamo parlato di Marenghi, non possiamo ignorare il mondo del sabaudo, eh, diciamo del Regno d'Italia e eh, del momento legato al regno di Sardegna perché partendo dall'origine marengo che è quella di Napoleone vediamo due monete dedicate a Napoleone attenzione perché da subito eh da subito signori va bene vedere la carellata scoprire poi dire sì mi piacciono quei dollari oppure ma da subito perché eh, diciamolo francamente gli aumenti o quelle che sono le percezioni di una fortissima richiesta del pubblico potrebbero portare a modificare alcune caratteristiche anche a livello di richiesta è un dato di fatto, una, direi proprio una realtà di mercato assottigliandosi le riserve diciamo così, che non è che fossero chissà di quale congruità, perché sono monete collezionate nel mondo eh, bisogna fare un po' i conti con i prezzi di richiesta. C'è Napoleone allora Ricordiamo, è eh, la libertà eh, che Napoleone porta secondo la sua personale opinione, e secondo alcuni ovviamente. Eh, da, origina quella moneta, appunto il famoso Marengo dalla battaglia che poi lo incoronerà re d'Italia. Eh, e quindi ne vediamo proprio di questo: Napoleone imperatore re. Attenzione, non è ovviamente un Marengo. O perlomeno un 20 franchi francese, ma si tratta proprio del valore 20, ma italiano, quindi ehm, siamo a un Marengo proprio legato al volto di Napoleone. Gli anni di emissione in questo caso del 1809, per questa, se desiderate questa, lo vedete ben scritto, diciamo al di sotto del collo dell'imperatore. E andiamo magari a vedere anche la eh, rappresentazione, cioè cosa è simboleggiato nel, sul suo eh, sul rovescio, perché il dritto, ricordiamo, è sempre il volto eh, di Napoleone. Sul suo rovescio, andremo a trovare non un simbolo liberté, égalité e, ehm, e di conseguenza eh, fraternité, ma beh, se andiamo a trovare il simbolo, oppure dell'imperatore di Francia. Andiamo a trovare il simbolo. Eh, della, certo, tipico della tradizione italiana e infatti se noi andiamo a vedere, un attimo soltanto, è il tempo di mostrarvelo nel giusto orientamento, eh, scopriremo delle caratteristiche che poi in modo leggermente differente verranno... Utilizzate anche eh, nei Marenghi successivi, però, qua siamo proprio nel momento storico legato a Napoleone. 20 lire, Regno d'Italia. Eh, possiamo poi confrontare il dritto e il rovescio: scelgano anche questi da collocare, da mettere, da disporre all'interno di quegli splendidi cofanetti che la Bolaffi vi sta offrendo in anteprima dal 25 aprile in poi. Attenzione perché siamo già dietro a contarne la disponibilità, è bastato tre giorni, nemmeno una settimana, quindi da lunedì due giorni perché siamo ancora a mercoledì in diretta per dire mamma mia stiamo attenti che non riusciremo tra breve a soddisfare tutte le diverse esigenze e tutte le diverse richieste e quindi... Per il Marengo eh, di Napoleone, per i 20 lire 1809, in oro 950 euro, signori. 950 euro, una mh, ottima possibilità di fare vostro eh, questa, questa moneta d'oro. Stare sotto i 1000, sotto i 1200, vi assicuro, è uno sforzo che Bolaffi sta facendo per eh, veramente. Scoprire nuovo pubblico o essere accettato, sempre più accettato da chi ci segue abitualmente, eh? sempre essere proprio il loro punto di riferimento e qua abbiamo modo di poterlo apprezzare. Non lo perdano, non aspettino altri momenti, eh? ne valutino da subito, eh? ma anche la qualità, eh? perché questa è una caratteristica ovviamente legata al mondo eh, Bolaffi. 9:50, sempre di eh, Napoleone vediamo invece un argento che è eh, posto lì davanti, eh, davanti, abbiamo proprio messo davanti al volto dell'imperatore. e Ricordino che sia per i Romanov che per Napoleone vi sono dei piccoli cataloghi, ma molto esaurienti, esaustivi, che parlano di entrambi questi eroi. Quindi eh, li vediamo. Sono editi da Bolaffi, editi, sono stati creati da Bolaffi, e abbiamo questi due eroi ben citati. Attenzione, scusate, è più giusto questi due imperatori perché parlare di eroi è un termine a volte soggettivo, lo è certamente per Nicola II, può esserlo per imperatore, quindi per Napoleone. Comunque, questi due imperatori. E anche qua troveremo ad esempio dettagliate tutte le diverse unità monetarie che compongono. Questa che può diventare una collezione mirata, diciamo, ad personam. Eh? Proprio guarda, vado a collezionare, no, non si parla di altri rubli, è legato al momento, alla, alla dinastia dei Romanov e dedicato a Napoleone Bonaparte. Vediamo cosa posso offrirvi adesso. Questa è straordinaria. È giusta, è giusta, è giustissima. Allora, tengano presente si tratta anche di monete che hanno circolato, eh, quindi lo vedete, sono in patina, hanno le loro consunzioni, controllate ovviamente da Bolaffi. Napoleone, imperatore e re, ehm, con un'importante, eh, una, un un'interessante valuta valutazione e possibilità che vi vogliamo offrire. Poi apprezzeremo anche il rovescio, sono non più 20 lire chiaramente ma 2 lire, quindi togliamo uno zero, uno zero che comunque conta, 1811 in questo caso, se mi arrivate su chiamate successive non posso garantirvi la datazione, sarà analoga e comunque di analogo valore perché qualche possibilità ce l'ho da offrirvi. Allora, per la proposta eh, di, ehm, di due lire del 1811, attenzione, 390 euro. 390, eh, sarebbe molto bello e molto giusto eh, poter arrivare a scegliere, ad esempio, eh, due monete di questa di quest importanza storica. Ecco il Regno d'Italia, due lire, le vediamo tra breve, così abbiamo anche l'indicazione sia del valore eh, che di ciò che viene rappresentato. Infatti, troviamo sul rovescio lo stemma, no, su quel padiglione coronato, le alabarde decussate, eh, ehm, l'aquila volta a eh, sinistra. Nella numismatica, anche il volto a sinistra ci dà sempre l'indicazione della. Sinistra di chi osserva, quindi chi eh, fruisce della moneta e allora questa, ehm, di chi osserva la moneta, questa aquila volta a sinistra con ali spiegate e lo stemma compreso nel collare della Legion, Legione d'Onore, Legion d'Onore. Eh. Eh, in basso appunto nel giro troviamo l'indicazione due lire, è un argento a titolo 900, sono quasi 3 cm di diametro. 10 grammi, abbiamo eh, prima già valutato l'anno di emissione, uno degli anni di emissione dal 1807 al 1814. 390 lire, signori, non lo manchino. Eh. Qualche chiamata, certamente. Dicevo, ideale accostare eh, questo al Marengo, quindi, dire, senti. Comincio a scegliere qualche moneta dedicata a Napoleone Bonaparte. Mi accorgo che è possibile farne collezione. Alcuni pezzi saranno più difficili, più rari. Ma qui nasce la passione. Sto dicendo: Guarda, le ho tutte in una volta sola. Ma che soddisfazione c'è? Si seguiranno le qualità, si andrà a vedere. Ma proprio la diciamo, qualità non è una cosa impossibile valutarne. La qualità, signori, la sua bellezza, lo stato di conservazione delle. Delle caratteristiche che facilmente si possono apprendere, parlatene proprio con i nostri funzionari se ne avete piacere. E se ne avete, diciamo, bisogno come consultazione, vi diranno quali sono le caratteristiche. Magari un giorno lo faremo proprio noi anche qua nella nostra diretta: andremo un po' a valutarle insieme e vedere quello che saranno proprio l'apprezzamento da offrire al nostro pubblico. Bene. Eh, sì, qualche chiamata ce l'abbiamo, eh, Cristina, ricordiamo su questa 390, quindi chi si è messo? E poi punti dal Marengo, anche a quello l'argento benissimo perché si tratta di argento. Attenzione, abbiamo già detto 900 come, eh, 900 come qualità, scusa come titolo, ma eh, c'è quell'oro, eh, c'è quel Marengo di Napoleone che eh, decisamente attende la vostra chiamata. Bene, procediamo. Il, eh, il tema che andiamo ad affrontare adesso, o meglio quello che ne consegue rispetto al Marenghi che abbiamo visto, sono altre scelte, altre importanti presenze legate a loro. E allora, eh, nell'ordine, così abbiamo anche l'indicazione dell'anno. Attenzione, in questo caso dobbiamo accontentare una chiamata eh, soltanto. Eh. Eh, e cioè eh, la scelta eh, dedicata al regno di eh, Sardegna, eh, dedicata alla proposta del 1825 che mh, va mostrata direi da subito perché andiamo proprio in successione con quello che è eh, l'idea proprio del Marengo. Sono passati pochi anni in realtà ma sono anni dove addirittura... I mesi diventano importanti, eh? addirittura quelli. E allora eh, la proposta che vediamo sul 1828, eh, 1828, parliamo di eh, Carlo Felice, Regno di Sardegna, quindi l'Italia ancora non è chiaramente unificata, chiaramente no? bisognerà aspettare gli anni eh, 60 e 61 dell'800 un 30% di qualità attenzione, anche questo Marengo a tutti gli effetti con richiesta per Carlo Felice di 1150 euro. Facciamo il confronto anche con quello che è stata la scelta del Napoleone precedente. Andiamo a vedere delle differenze anche sul rovescio. Prima abbiamo parlato della Legion d'Onore che rappresenta anche sulle monete italiane. Adesso un attimo solo che eh, voglio mostrarvi il rovescio perché così ne avete completezza. Guardate, lo mettiamo, eh, lo ricordiamo, un 30% eh, di qualità. Eh. Non è assolutamente poco. Arriveremo addirittura a un 50%, ma si tratterà di un argento, quindi cosa diversa anche se molto apprezzabile. 30% di qualità è la proposta numero 2, 1150 euro. Il collare dell'annunciata, eh, lo stemma Sabaudo, la corona, è Sabaudo ovviamente per il regno di Sardegna e chiaramente anche comprendente il Piemonte e viceversa, ma così veniva, veniva definito, così veniva chiamato in questa chicca, anzi in questa perla proprio di valutazione che, siamo, e che possiamo apprezzare proprio nella sua, nella sua integrità, nella sua interezza. Eh, vediamo le altre, dai, che siamo proprio in panoramica anche con le altre eh, che abbiamo accanto, quindi ne leggiamo un'altra. Eh, sono quattro ore, signori, da molto attendavate questo momento, eh. cioè dicendo, ah guarda, ma no, no, abbiamo visto molte volte Roma, molte volte la Grecia, in realtà mai abbastanza, mai abbastanza assolutamente la Grecia, ma è giusto ricordare la l'importanza di un mondo che quando nasceva Bolaffi era in piena attività. Eh, Bolaffi nasce nel 1890 eh, ed è, non è certamente una nascita ma non è un neonato, è già qualcosa che a monte si muoveva precedentemente e, e quindi sono veramente delle percezioni legate al tempo stesso eh, della nascita della Bolaffi. Eh, andiamo al successivo. Eh, le passiamo in rassegna tutte anche con certa velocità per poi magari tornare a rivederle anche su vostra richiesta. Eccolo qui, cambia ovviamente il volto, non si tratta più, il volto eh, diventa barbuto eh, eh, e siamo di fronte sempre, chiaramente, a una eh, moneta d'oro, siamo di fronte col 1857 a un 10 lire, attenzione, 1857, 10 lire di Vittorio Emanuele II. E qua la storia d'Italia si fa veramente incalzante, eh, diventa veramente incalzante e brucia i tempi, addirittura vi furono delle monete coniate in un tempo eh, an ancora dedicate eh, al... al a quello che era il nome il Regno di Sardegna, ma che dovranno essere subito aggiornate, penso addirittura in Toscana, quindi si parlava ovviamente di altri termini, ma dovranno poi aggiornate col, con la definizione di Regno d'Italia. Eh, bruciare i tempi significa. è un po' come il muro di Berlino: no? Eh, si sta tanto tempo in attesa, tanto tempo per cercare di averne la sua eh, la, la, la distruzione e per abbattere i muri, temi oggi molto delicati. Mm, e poi, nell'arco di una notte, quasi incredibilmente, quello che si è tanto desiderato, tanto auspicato, succede e quasi non abbiamo tempo di vederlo come eh, documentazione storica. Eh, quasi non troviamo il tempo eh, di, di poter valutare questo. Allora, Chiaramente, le caratteristiche sono inferiori a livello di dimensione, 10 e eh, la metà eh, del, del 20, quindi. Potremmo quasi definirlo un mezzo, no? eh, Marengo, come, come caratteristica, eh, una definizione che si usa più facilmente un doppio Marengo che il mezzo Marengo, ma eh, per intenderci. E, eh, la proposta che abbiamo, abbiamo detto 1857, 10 lire di Vittorio Emanuele, attenzione però che, dice vabbè, Marengo, no, perché questa è una rarità fortissima, è un 30%. Chiaramente il valore è dato dallo stato di conservazione e anche dalla rarità, dal numero di monete eh, emesse mh? o da quello che offre anche il mercato di conseguenza. Questo è tre volte tanto più raro, nonostante sia eh, di metà valore rispetto al 20%, appunto. Ma di tre volte più raro. Eh, a parità di condizione, eh, di quel Carlo Felice, eh, non che gli altri siano inflazionati, ci mancherebbe tutt'altro. Ma questo è tre volte più raro. Siamo a 3.455 euro con la proposta numero uno. È bellissimo. Cosa vuol dire bellissimo? Eh, che frase fatta, proprio fra frase da televendita. C'è una, una compiutezza proprio del, nel tema, addirittura nelle proporzioni. C'è un'attenzione così particolare eh, nella, nelle caratteristiche che accompagnano questo Vittorio Emanuele II, che, eh, eh, che probabilmente attira, attrarrà eh, più di un collezionista. Come spero anche le precedenti. Eh. Quindi, 10 lire 1857. In caso di conferma questa è la moneta. Non ce n'è un'altra, eh, non c'è un altro anno, questa è la moneta. Tutte le monete che trovate pubblicate sul catalogo generale, eh, il vero e proprio catalogo bolaffi, delle monete e delle banconote, sono qua pubblicate, sono qua espresse con ogni... Possibile dettaglio. Io apro a casa, a caso poi sarà anche bello poter andare a cercare proprio quella che stiamo esplicitando in questo momento eh, e andiamo a vedere tutto il percorso Repubblica e addirittura euro o almeno eh, nascita dell'euro compreso. Quindi eh, catalogo molto molto importante, molto molto importante. Bene, andiamo ancora alla successiva, dai che siamo in carrellata, sì perfetto, mi, mi ero ripromesso di essere abbastanza veloce, poi le cose ovviamente si dilungano un po', allora attenzione, prima di inquadrarlo, non lo troverete espresso su questo catalogo, avete visto eh, il eh, Napoleone, potevamo fare riferimento a un Marengo di Napoleone, quello in terra di Francia, Abbiamo visto il 7,5 che corrisponde al 20 come Marengo, quindi è il Marengo russo. Usiamo questo, questo, questo termine, passatemi questa licenza nella definizione. Ma adesso dobbiamo vedere qualcosa di molto particolare, molto apprezzato anche. Perché parliamo di Grecia. Di una eh, dinastia, tra l'altro, che si implementa e si sviluppa addirittura nelle terre della Sassonia, la Germania, la Prussia, quindi eh, nasce in un altro contesto, ma Giorgio diventa re di eh, Grecia. E allora andiamo a vedere il Marengo di, eh, di Grecia con l'effigie, con il volto, con l'immagine. Eh, di un altro grande imperatore, ma questo eh, lo vediamo, no? la leggenda o leggenda che si voglia per questo, questa moneta del 1884 in oro. Attenzione, parla di Giorgio I, primo, parla di eh, 20 dracme appunto del 1884 è affascinante attenzione al rovescio eh, perché ricordiamo eh, come fosse tutto sommato imparentato con delle dinastie eh, di origine europea certamente per eh, avere per, eh, per mostrare addirittura sul rovescio con scritte in lingua greca gli stemmi quegli stemmi che riconosciamo benissimo quella Quell'immagine quell che riconosciamo benissimo, legata proprio al simbolo della croce. 20 dracme, eh, signori, 20 dracme. Ora, cominciare a scegliere dal, da uno dei soggetti meno comuni è sicuramente un consiglio che vorrei darvi. È eh? uno di quegli oggetti meno comuni nel poter valutare e apprezzare esattamente queste 20 dracme di Giorgio I del 1884, a, 700 e no a 790 euro, signori. A 790 euro. Bene, signori, allora Giorgio I, ehm, ancora, ancora ancora nella possibilità di saltarlo, intanto grazie per chi sta telefonando dal telefono con noi, quindi abbasso quasi il tono di voce per non disturbare chi sta parlando al telefono, ma eh, perché i telefoni li abbiamo vicini, li vogliamo vicini. Signori, sì. 700, io saluto anche Alberto e eh, attenzione se l'ascolto perché mi arrivano sempre i suoi saluti in quel di 100, ovviamente Alberto e eh, la sua carissima moglie. quindi mi permetto di disquisire di, di e di salutare il nostro pubblico vi eh? penso, penso spesso, dai, diciamo proprio così ma in senso anche affettivo eh, allora intanto ci concentriamo sulla moneta chiaramente eh, dedicata a tutto il nostro eh, pubblico dedicata con disponibilità esigua assolutamente esigua eh, e con quella storia diciamo importante perché è proprio Giorgio I che approfittando della debolezza, ormai della decadenza dell'impero ottomano, progetta di arrivare, di giungere ad avere la grande Grecia, ritornare ai fasti della grande Grecia. E questo preoccupa, con l'aiuto degli inglesi anche, eh, e questo preoccupando un po' i vicini. Eh, questa espansione greca non era così apprezzata, al di là ovviamente delle battaglie, vedete quella croce comunque le rappresenta, diciamo in difesa della cristianità e anche del mondo ortodosso. Eh, una, eh, una chance che eh, vogliamo proprio offrirvi, con un prezzo decisamente esiguo e ancora coniugato al valore dei venti. Eh, questa se l'avessimo avuta lunedì sera e non era disponibile, in quel momento dedicato al Marengo, ma non sull'onda dell'entusiasmo, nelle acquisizioni che stavano avvenendo veniva certamente confermata. Non importa, no? adesso la troviamo, adesso vi diamo questa sorpresa in più, adesso ne possiamo, possiamo offrirne il vantaggio della conferma esattamente al nostro pubblico. Certo 700 790 euro e ricordiamo ancora che ehm, io ho parlato di Germania, eh, ma in realtà nasce a Copenaghen. Adesso vi, vi leggo, questa è una lettura testuale del, del nome: eh. Principe Christian Wilhelm Ferdinand Adolf Gorg Von Schleding Holstein, famoso casato, Sondenburg, Glücksstück di Danimarca, è il suo nome. Se volete lo leggiamo insieme per scritto, sembrano veramente quei romanzi, no? esatto, dice di identità, d'identità, documenti, ma il principe non aveva quasi bisogno di questo. Ma la sua firma sarebbe stata molto interessante, sono convinto che firmava in certe occasioni per esteso, conosciuto come principe Guglielmo, figlio secondogento di Cristiano IX di Danimarca, fratello di Alessandra di Danimarca che fu moglie del re Edoardo VII di Inghilterra, salì al trono di Grecia che aveva appena 17 anni il 30 marzo 1863. Quindi un mese fa circa, ovviamente di altro anno, ma è una piccola commemorazione, mettiamo così. Eh, e allora l'idea della grande Grecia, no? Egemonia dei greci sotto un'unica nazione, su un'unica nazione. E infatti eh, favorì gli eredentismi, contrastò il decaduto impero ottomano, era ormai in fase di decadenza, insomma... Ebbe comunque una parte molto vitale fino a giungere alle famose guerre balcaniche. Eh? Emanata la Costituzione nel 1911, nuove strutture statali di difesa, eh, annessione di Creta nel 1908. Mm, 1908. Bene, eh, e li abbiamo così portati in rassegna. Vediamo adesso di scoprire. Bravissimo, grazie. Teniamo la. Ellas eh, e il Peloponneso pole, eh, utilizzando delle memorie legate ad antichi, a vecchi Atlanti, non antichi ma vecchi Atlanti, o no? anche carta che potremmo definire storica proprio di quegli anni. Bene, ti ringrazio Enrico, andiamo a vedere a questo punto, torniamo al Regno e torniamo al Regno di eh, Sardegna, torniamo al momento storico che, che ci porta ad altre in realtà come rappresenteranno proprio le immagini vediamole, sono tre monete in argento una è immensa, eh? una è grandissima ma va bene, vediamole proprio nell'ordine in modo che possiamo apprezzarla io avvicinerò poi la mano, terrò con mano questa moneta così vedete la sua dimensione allora le vediamo tutte e tre nell'ordine prima, anzi prima diamo una bella inquadratura perché ci sono dei punti di, di attenzione da seguire proprio allora, la prima che vediamo sulla, eh, sulla vostra sinistra eh, tratta di una moneta del, mille, aspettiamo un po di vicino, del 1871, 1871 e eh, rivolto verso eh, destra, come vedete, Vittorio Emanuele II, quindi torniamo... A ah, Vittorio Emanuele II sono le 5 lire del 1871 in argento. Signori, io vi faccio un... Allora, Enrico, ti prego, scrivimi 110 euro. Scrivimi 110 euro. Va bene? Eh, perché a 110 euro la proposta che eh, andiamo a trovare per quanto concerne Vittorio Emanuele II, ripeto... No, non l'hanno, andiamo proprio a indicare eh, 5 lire del 71, 110 euro. Quindi perfetto. Eh, grande, tra poco lo prendiamo tra le mani. Anche lui eh, trovasi, sì, anche questa moneta trovasi sì, nel catalogo Bolaffi. Eh, io vi accosto, anzi facciamo una cosa, eh, mi piace, la misuriamo di persona. Eh. Andiamo proprio a vederne la dimensione di persona. Scusa, mi sono, sono, sui valori, eh, vi, vi davo una dimensione di non di centimetri, cioè, ma è un centimetro? No, eh, non vi davo la dimensione di centimetri. Ecco qua, siamo a supera. È chiaro che vi dà la misura esatta, no? Ma tre eh, centimetri è immenso. Tre eh, centimetri mezzo Grazie, un saluto, ti ringraziamo. Signor Romano. Signor Romano, ben trovato, un saluto, appassionato di Franco Bolli, eh abbiamo eh, si lamentava, eh signor Romano dobbiamo, tutti. dobbiamo, brava ma andiamo, esatto, poi bisogna accontentare tutti, eh, comunque grazie Romano per, eh, ma vedremo in realtà io ho da far vedere dei francobolli eh, poi li vedremo legati al mondo del Vaticano sono, pensate, il primo anno di Papa Francesco abbiamo i francobolli del primo anno di Papa Francesco magari sai cosa facciamo? Dopo eh, terminata questa eh, presentazione faccio vedere un attimo i francobolli di Papa Francesco in onore del signor Romano. Eh? Poi cioè, magari ma se io scelgo gli antichi stati, scelgo cose più, più, più remote nel tempo, però è bello poterlo presentare. Allora, signori a 110 euro a 110 euro fare un regalino eh, e non solo regalino, eh. A 110 euro e poter magari avvicinarlo. Dopo vi do una doppia proposta, dopo facciamo un'altra eh, importante proposta eh, che eh, vediamo un po' se saprete apprezzarla, allora senti, sentite, signori. Diamo modo di apprezzarla, intanto vabbè, vediamola, adesso abbiamo modo di, di confermare a 110 euro qualche chiamata, ma nell'ordine, nel, sulle dita di una mano si contano le disponibilità. E eh, lo diciamo sempre, è la, è la realtà. Abbiamo valutato, abbiamo alcune ma pochissime eh, possibilità su questa moneta di questa qualità non del 71 per forza, ma di questa qualità, è chiaro, autentica, vera, originale, Vittorio Emanuele II a 110, 110 euro. Allora facciamo una cosa, visto che su questa cifra ci dovrebbe essere una spesa di uh, spedizione, di consegna, mettiamola così, eh. Facciamo in modo di regalare le spese e di pensare già a qualcosa di, di così peculiare come la possibilità di aggiungere, vediamo un po' dove arriviamo, eh? Eh, come la possibilità di aggiungere un'altra proposta che adesso tra breve andremo ad affiancare. Intanto ci concentriamo ancora su questa. E tra breve la andremo a, ad affiancare, perché ho da farvi un ulteriore dono. Mm. Benissimo. C'è un aquilotto in argento del 1927. Mm. Un, aquile, un aquilotto in argento, se vi do l'anno esatto di questa moneta, del 1927. Sono... Esattamente le 5 lire, non più Vittorio Emanuele II ma Vittorio Emanuele III. Li abbiamo messi vicini eh, nella nostra esposizione. Eccolo qua l'Aquilotto. Allora, facciamo una cosa. Tutte e due, eh, Federico e Enrico, la coppia, le mettiamo assieme. Allora, di una si parla ovviamente del 1927, dell'altra abbiamo citato il 1871 c'è un po' di differenza temporale ma voglio fare in modo che mettendole assieme non si paghi spesa eh, di spedizione allora a 130 euro eh, tutte e due anzi non mi piace a 129.90 tutte e due Cristina le pago io le spese di spedizione le pago io? Sì, anche come vi ho fatto ieri sera. Volete essere visitati dal nostro funzionario? Se avete piacere di vedere un pochino più l'ampiezza del mondo Bolaffi, va bene. Volete ritirare il nostro negozio? Va bene comunque. 129. Eh, le, se ne, ah, Non c'è bisogno di avvicinarle, si vedono bene in questo modo. Eh. Allora, chiaro, l'aquilotto cosa va a rappresentare, signori? Quest'aquila con le ali spiegate, innalzate, che ghermisce il fascio littorio. Chiaramente è storia. Eh? Non andiamo in altre descrizioni di altro genere. È storia. La proposta numero 5. La proposta numero 5. Qualche chiamata per entrambi. Ma scusate, un argento del Regno d'Italia. Eh? Un argento del Regno d'Italia. Guardate, la mia, il, mio sforzo, eh, il mio sforzo è quello, non sforzo, la mia intenzione è quella di farvi valutare come giusta la qualità di questa moneta e nonostante il prezzo ciò che vi stiamo offrendo. E questo è il mio, il mio impegno. Vuole essere questo. Perché eh, a questa cifra si direbbe, ah beh, eh, dai, sono piccole cose. Ma non è solo il valore facciale che ovviamente i 5 lire di un tempo... Permettevano molto di più, no? oggi non esiste meno più la lira. È chiaro, ma c'è un valore diverso. Ma anche la loro circolazione, quell'aquilotto, che era una moneta che ha circolato tantissimo proprio nel periodo di riferimento, il periodo storico che va così esplicitamente a citare, quella in questo stato di conservazione, eh, non è poca cosa. Non è poca cosa. Io vorrei fare una provocazione, una provocazione, eh, vorrei veramente arrivare a dirvi: è eh, arrivate a scegliere anche soltanto una delle due. Mostriamo anche il rovescio dell'aquilotto, eh. andiamo a vedere di cosa si tratta, perché chiaramente cosa potremo trovare. Troveremo l'effigie, ma se mi dai anche un bel fermo immagine di queste due, eh, tutte e due, poi sai anche positivo. Tanto è la proposta, bravo. 129,90, grazie Enrico. Allora attenzione però c'è un, erro un errore. Eh, sì, intanto Vittorio Emanuele va bene, due monete va bene, però attenzione, non eh, dimentichiamo che si tratta o mi fai un puntino, un dis una distanza perché. Eh, sono due monete, ma Vittorio Emanuele sono due diversi. Vittorio è secondo e terzo, quindi magari eh, una piccola distanza. Comunque lo indichiamo noi, dai, va bene. Lo indichiamo noi, Enrico. Non ti preoccupare, non è Vittorio Emanuele 2, è eh, bravo, sp splendido, perfetto. Eh, Se, sì, ecco, bravissimo. Eh, il bello della diretta è questo. Complimenti, perché veramente eh, adesso siamo più eh, il lotto 3 più il lotto 5. Grande occasione, grande occasione e grande possibilità di confermarne. Eh, ma non mi sposto, faccio vedere il rovescio. Appena si può, anzi faccio vedere il dritto del 1927, faccio vedere il dritto. Eh, sì, le mostro insieme. Eh, Ormai l'ho detto, nessuna spesa di spedizione se vanno mandate, certo le manderemo con cura, eh? non è che ve le mettiamo in una bustina e viaggiano, le manderemo con cura e vi arriveranno con cura, quindi eh, non, sono, non sono delle consegne della serie, oh non mi è arrivata la posta, eh? ci mancherebbe, ci mancherebbe, non mi è arrivata la posta. Allora attenzione che Vittorio Emanuele III è il re numismatico, Vittorio Emanuele III ebbe diversi periodi proprio del studio delle sue monete, eh, scrisse dei trattati molto importanti, fu anche un re molto severo, non col, quando abdicò eh, non considerava valido, ad esempio il figlio stesso Umberto II, degno di ricevere... È quello che sarà poi il termine luogotenenza. Questa è storia, signori. Eh, ma vorrei darle proprio assieme. Adesso andiamo un attimo anche a vederne la pubblicazione. Mm, allora, sì, 110 eh, se volete eh, da sola, 110 euro se volete da solo il, la proposta numero eh, quella che abbiamo eh, visto precedentemente. Quella che abbiamo definito la numero 3, i famosi 5 lire. No, oh no, teniamole. Dove vanno le prime, Cristina? Le prime vanno a Pavia. Oh, Pavia, un saluto. Ovviamente, attenzione, quando noi diciamo Pavia, può essere provincia, non è che sono tutte città, no? Può essere anche provincia di Pavia. Comunque, eh, intendiamo eh, comunque, la, la zona. Benissimo. Intendiamo la zona. E allora, i famosi 5 lire scudo. Signori, è eh, 5 lire scudo e qui davanti ai vostri occhi. Io insisto un attimo, come solo. Ah, attenzione, attenzione, attenzione però, uh, ho solo più 3 uh, chiamate sullo scudo, eh. solo 3 chiamate sullo scudo, sull'aquilotto ne ho 3 uh, ancora, guarda un po' nemmeno a farlo a posto quindi tre chiamate sullo scudo e tre sull'aquilotto quindi teniamo ben presente non avevo eh, considerato mi è proprio stato segnalato dalla nostra, eh, nostra Erika la nostra sede quindi abbiamo tre chiamate soltanto e vediamone ancora allora arriviamo un attimo a citare sì per lo splendore del 1871 e troviamo Eccolo qua, eccolo qua, pubblicato. Che bello! Lo volete da solo lo scudo? Ok, lo volete da solo lo scudo? Perfetto, andiamo a valutarlo a 110 euro più spese di consegna, eh, che significano circa 7,50 euro. Vero? Circa sì, perché, ovviamente, viaggiano in un certo modo, non è che facciamo una posta prioritaria in busta, eh? quasi 8 euro, vanno considerati quasi 8 euro. E con 8 euro dici, ma scusa, 110 metto 8 euro di spedizione che va bene, è giusto, sono quelli proprio i costi nostri vivi. A quel punto metto l'aquilotto, è eh. la differenza dell'aquilotto. Ecco i 10 lire scudo, ecco ovviamente le indicazioni, il famoso Giuseppe Ferraris, ecco la testa nuda la dicitura Vittorio Manuele II, Ferrari si era scritta, abbiamo argento 900 come titolo con 25 cm di grammatura, quasi 4 cm. Adesso, adesso voglio, voglio maneggiarlo eh? e poi vediamo anche l'Aquilotto, dai visto che stanno chiamando ehm, ancora, andiamo a vedere anche l'Aquilotto, vi faccio vedere la pubblicazione, però facciamo una cosa in ordine di tempo, eh, lo prendo tra le mie mani. È eh, anche un bel regalo, è eh, questo. No, arriva nel cofanetto, signori, non è che vi arriva così. Vi arriva nel cofanetto è in uno stato di conservazione veramente ideale, quello che si definisce ottimo, eh? ottimo, splendido, non è fior di conio, chiaro dovrebbe essere eh, protetto in altro modo, ha circolato, ma eh, questo scudo. Veramente modo di poter essere apprezzato eh, nei famosi cinque lire che stiamo insieme vedendo, insieme apprezzando e insieme valutando. Ehm, sì, sì, allora eh, torniamo un attimo anche sull'aquilotto. Abbiamo forse un fermo immagine per poterlo vedere entrambe se ce l'abbiamo, se no, benissimo, grazie. Torniamo sull'aquilotto e ci muoviamo a questo punto anche a eh, scoprire la sua. Io sto aspettando chi mi chiede il prezzo solo dell'Aquilotto, sto aspettando chi mi chiede questa chance oggi di, di poterlo scegliere, ricevere, eccetera. Sto aspettando. Mm. Eh beh, ma non è che vi dico no, eh, ma certamente la bellezza è proprio poter avere entrambe il 1900, dico l'anno proprio di questo 1927, eh, Proprio il 1927 è eh, che eh, ci porta a vedere il, eh, appunto l'altro cinque lire, cioè siamo nell'ordine della stessa. Unità di misura bellissimo. Guarda, si confrontano, vero? Guarda come si guardano severamente, severamente, eh? <ride> dai che bellezza ma che bellezza vediamolo un po eh, 5 lire a quello, andiamo a vederlo nella pubblicazione cosa voglio fare signori voglio dare l'importanza che meritano al di là della richiesta queste monete cioè dici, la scelgo come portafortuna una moneta in argento potrebbe essere giustissimo la scelgo come portafortuna questo 5 lire aquilotto è un po' più piccolo, l'abbiamo visto, ma attenzione, sembra molto più piccolo visto la dimensione dell'altro, ma supera comunque i due centimetri. Eh? Quindi eh, siamo già in quella soglia molto apprezzata, anche da chi dice: io la moneta la voglio sentire, la voglio toccare con mano, ne voglio avere la percezione. L'aquila dali spiegate su fascio littorio orizzontale come stiamo vedendo, eh? Allora guarda che bello, leggiamolo insieme, ma leggiamolo. Rappresentò per un decennio, non per mille anni, per un decennio il mezzo di pagamento più popolare eh, fa la cittadinanza. Che, dai, signor Romano, devo dire che con un nome così importante, che bravo signor Romano, eh, nome di Aquilotto, perché proprio venne attribuito. Proprio questo, questo apprezzamento, no? il nome allora, di aquilotto. C'è l'abbonamento e invento il catalogo. Mm. Allora ti faccia una cosa e l'altra, veda di valutarla assieme, eh? veda un pochino di. Faccia a lui, faccia a lei, faccia a lei. Allora, così. Eh allora, le monete e il catalogo. Che bellezza questa, che bellezza. Va bene. Eh, guarda c'è un il fascio da scoprire. Allora, attenzione. C'è un fascino nelle monete che hanno circolato. Eh, C'è un fascino nelle monete che vivono e, e circolano proprio, che, che sono state così popolari con quel termine usato l'aquilotto, no? Però attenzione, quante di queste sono andate perse? Quante erano segnate? Quante non avevano la qualità eh, che meritavano di poter essere presentati e di tesaurizzare dal punto di vista numismatico. Eh? Allora, diamo anche ovviamente un valore, oggi il prezzo del catalogo viene offerto a un prezzo veramente particolare, eh? il catalogo viene offerto a chi conferma oggi a un prezzo particolare, mm? quindi lo ricordiamo. Allora, sì, sono... allora, andiamo a vedere, tre chiamate, tre chiamate, signori, non di più, ci mettono alla prova. Dice guarda io arrivo alla quarta chiamata, non c'è, diciamo, la mettiamo in lista d'attesa ma vediamo cosa ci sarà di disponibile. Signori, attenzione, non abbiamo i forzieri pieni, eh? non abbiamo il cavò, apro il cavò, dentro abbiamo, nuotiamo negli scudi e nell'aquilotto, scudo e aquilotto, Vittorio Emanuele secondo, Vittorio Emanuele terzo, 5 lire e 5 lire. Vedete come cambiano i valori e le dimensioni e quindi il peso nello scorrere del tempo? Diciamo anche l'inflazione, eh, diciamo anche l'inflazione? È, è veramente, veramente. Signor Romano, vede allora. Intanto lo salutiamo, lo ringraziamo, ha scelto la pistoia, ha scelto la coppia delle due monete. Benissimo, grazie. Il catalogo, se vorrà, ha un costo che però lo diamo veramente al, al prezzo di, 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 eh, minimo possibile, valuterà lui. Eh. E intanto, le due monete sono quelle che hanno contribuito. Entrambe, ricordo, sono conservate. All'interno di un cofanetto. Eh? Ognuna ha il suo, suo cofanetto, al suo certificato, quindi entrambe hanno proprio modo di, eh, di poter essere apprezzate. Mi fa immenso piacere, anche perché un appassionato di filatelia come il signor Romano troverà dei simboli e ritroverà dei simboli. Cioè, ci sono dei momenti storici dove veramente combaciano. Fortemente eh, i simboli eh, delle monete e dei francobolli, no? c'era una coerenza molto forte in quel momento storico. Allora, scusatemi, segno eh, ancora due chiamate e due: eh. possiamo darli singolarmente, ma la chance di riceverli assieme, senza spese di consegna, poi magari avrà anche piacere. Eh, non so, di essere, vediamo, di essere visitato. Questo, magari, Cristina, chiedi te eh, se ha piacere di essere visitato da un nostro funzionario che gliele porta o meno. Mm? Eh, questo è importante saperlo perché così abbiamo un piacere anche di fare una chiacchierata assieme se avrete eh, piacere. Allora, Bene, eh, procediamo perché intanto con due e due non so se arriviamo a fine trasmissione e se le conferma. Per adesso abbiamo due conferme su questa bella proposta. Allora andiamo un po' a vedere cosa possiamo... Cosa, ah, c'è un altro eh, da mostrare signori, eh, c'è un altro insieme mh, da eh, vedere che è il terzo, quindi c'è un'altra moneta, la vedete, l'abbiamo là rappresentata. Attenzione perché il valore non è più di 5 ma scende a 2, mm. sono 2 lire. Per ehm, quelle che vengono chiamate le due lire impero del 36, attenzione, sempre in, eh, in argento, qui una sola chiamata. Questa è una moneta rara, eh, loro erano anche le precedenti, ma questa è ancora più rara. E allora, grazie per essere all'ascolto con noi, mi piace. eh? eh Cristina, eh, intanto grazie. Ti stanno appassionando le monete anche a te, Cristina? Sì. Vero? Guarda che sono una cosa bellissima. Bellissima. Io credo che non si abbia passione verso le monete o verso i francobolli solo perché non si conoscono. Eh, davvero? Non, ma, ma passione, non usiamo nemmeno termini esagerati. Ma la curiosità, il piacere di vederle nasce dal fatto di non averne magari avuto la possibilità di farlo. Uh, e soprattutto sapete cosa, ma è capitato anche a me, quindi non preoccupatevi, un conto è avere un cofanetto di monete, un sacchetto di monete magari raccolte dagli antenati, messe lì, prese in mano, mi fai poi vedere anche il gesto magari, eh? uh, prese in mano e vabbè sono lì scure, annerite, una col contatto contro l'altra che eh, graffiate magari. Cioè, vabbè, mi parlano o non mi parlano, no, allora bisogna mettersi, inforcarsi gli occhiali, inforcare gli occhiali per chi eh, non ha più 20 anni, ma ne ha 30 magari, come è sottoscritto, eh? non è vero bugia, eh, e eh, cominciare a osservarle, vederle. Questo catalogo è molto importante, sapete perché ci dà delle indicazioni interessanti. Cioè, ci permette di, attraverso le prime monete, addirittura della Repubblica Subalpina di arrivare fino ai giorni nostri, eh, euro compreso. Quindi e banconote comprese. Sapete qual è a mio avviso? Poi vi farò vedere le banconote d'Italia. Vi darò una bellissima proposta. Sapete a mio avviso qual è la giusta, dici, ma se dovessimo trovare un punto di incontro fra? la numismatica, o meglio, fra le monete e i francobolli, visto che ormai il signor Romano oggi gli dedichiamo l'inizio trasmissione, dai, perché mi fa piacere, che almeno sento il signor Romano che è lì all'ascolto, poi grazie anche a chi ha confermato prima, non gli ho dato lo stesso eh, lustro, ma Romano ci seguiva anche ieri, quindi doppio merito. Tra i francobolli e la moneta se c'è un punto di incontro è la banconota, no? Ci hai mai pensato Cristina? No. E mi dici, sì, hai ragione, ci hai pensato perché è carta, no? Quindi eh, il punto di incontro esiste un punto di incontro netto fra banconota e eh, cioè, fra francobollo e moneta. Poi vi faccio vedere le banconote d'Italia, eh, signori. Preparatevi, Federico è appassionato, le vediamo una per una. eh, Una per una, tutta la sera stiamo insieme. Ci tuffiamo nelle banconote, no? Tutta la sera magari no. Eh, allora però eh, le andremo a vedere allora signori andiamo ancora a vedere, no, andiamo a vedere questa attenzione questa è indicata una qualità specifica è eh, una buona qualità media quella che abbiamo visto prima dello scudo e dell'aquilotto qui su una moneta di questa rarità viene proprio eh, valutata una qualità eh, con attenzione e si parla di una qualità molto alta che è il 50% fermo restando che a distanza di un secolo il fior di conio non si trova, a distanza di un secolo la qualità splendida è difficile a trovarla, il famoso Romagnoli l'incisore e l'artista, così si definisce, eh, del volto di Vittorio Emanuele III che Ricordino era chiamato il re numismatico perché curava personalmente ogni tiratura, ogni missione, ogni conio, sceglieva lui. Eh, le monete, cioè cosa rappresentare. Ecco perché, e l'abbiamo visto anche precedentemente, eh, Vittorio Emanuele III dell'aquilotto. Torna ancora quel simbolo, è eh, quell'aquila che in questo caso è diciamo incorniciata da questa corona d'allore di quercia. Eh, il valore delle due, due indicate. Vedete sulla sinistra l'anno per chi osserva, e sulla destra vi è un altro anno in numeri romani e sono gli anni dedicati all'era all fascista, all'epoca fascista come allora definivano, poi cioè, erano è... dedicati al momento, a quella nuova numerazione annuale, eh? nuova valutazione appunto così definita. Lire 2, la zecca di Roma R, e poi vediamo l'indicazione Italia. È una moneta importante, siamo sempre in argento, attenzione, ha una richiesta per la proposta numero 4 di 800 euro. 800 euro. Voilà, eh, 1936, specifichiamolo, 1936, correva l'anno, è eh? 1936. Allora, chi ha conservato questa moneta ne ha avuto rispetto e l'ha tesaurizzata, eh? perché o se ha circolato veramente è passata forse di padre in figlio, hm? forse di padre in figlio. Quindi eh, col mille, 1936 andiamo quindi a indicare anche un momento storico così importante. Hm? Intanto ricordiamo 1922, la marcia su Roma, la ricordiamo... Ovviamente per lo scattare poi di un anno, di, una, di un conteggio annuale così, ehm, così particolare come abbiamo prima voluto definire. Eh? Come prima abbiamo voluto fortemente segnare. Attenzione perché nel 1936 le truppe italiane. Guidata dal marciallo Pietro Badoglio entrano i dadi Sabeba. Mm? Eh, quindi il negus Negesti si abbandona il paese. Vittorio Emanuele III viene ufficialmente proclamato imperatore d'Etiopia. Mm? Quindi ehm, attenzione perché chissà se questa moneta venne preservata proprio nel rispetto e nel rispettare quello che stiamo, il momento che stiamo vedendo, vedete cosa? Si va in fretta a dire il ventennio, c'è invece una realtà proprio legata a questa moneta, eh? fortemente legata a questa moneta. È importante, attenzione anche alla sua rarità: eh? 800 euro, alla sua rarità, la sua bellezza, il suo stato di conservazione, eh? al suo stato di conservazione al punto che viene messo anche quel certificato di qualità Bolaffi, questa qual è delle 2 lire dell'impero del 36. Certificato di qualità Bolaffi legata proprio a queste due lire impero. Adesso eh, sono meridatesi ovviamente. Signor Luigi dice: ha dei dubbi che sia argento, dice che io È dalla Allora, attenzione, dalla luce anche a me appariva, dalla luce sulla telecamera, eh, signori, anche a me appariva. E infatti è Nichelio, e infatti è eh? è giustissimo, infatti lo vediamo, e lo vediamo, allora Luigi, va un premio a Luigi, eh, un premio a Luigi assolutamente, infatti appena visto, dico, un attimo, perché questa moneta, eh, dice ma che strana luce è la telecamera, io ho avuto modo di vedere in telecamera, sarà forse la luce, ma... Giustamente, giustamente il nichelio che è legato a questa moneta eh? e infatti noi la leggiamo in tutte le sue mentre attenzione le altre due erano argento le confrontiamo tutte e tre un attimo ti prego eh? Eh, le possiamo confrontare tutte e tre un attimo perché in realtà a parità di condizioni adesso le vedremo tutte e tre Luigi grazie ovviamente un applauso eh? proprio un applauso quelle a sinistra sono in argento quella a destra è Nichelio, eh, attenzione, Nichelio. Grazie a Luigi, signor Luigi, eh? colpo d'occhio, bravissimi. Vittorio Beppe Terzo, da dove ci chiama, curiosità? Como. un salutissimo, eh, Como. Eh, benissimo. Allora, Nichelio. Vediamo, intanto vediamo proprio questo certificato di qualità, scusate lo rivediamo, lo reggiamo un attimo insieme perché ve l'ho mostrato anche insomma, in tempo sufficiente, ma è importante ricordare alcune cose, diametro, caratteristiche, eh, scendendo vedremo come, proprio scendendo come immagine, troveremo eh, la fotografia che corrisponde esattamente a questa moneta, eh, esattamente a questa moneta. 50% di qualità è indicato, segnalato anche su quello che potremmo definire un'antifalsificazione, perché qui c'è un modo di rappresentazione che è assolutamente legato al certificato. Di conseguenza, al di là di queste altre eh, scale di valori leggibili in diverso modo, un po' come gli assegni, no? scrittura a lettera, scrittura a numerica e qui però abbiamo una laser che è importante, comunque questi sono i certificati di qualità Bolaffi così così importanti eh, da valutare e da apprezzare. Allora, il prezzo è di 800 euro come abbiamo già indicato, eh, catalogo Bolaffi che ci esprime proprio l'importanza di quello che andiamo a vedere. Eh, abbiamo mostrato anche il rovescio, insomma abbiamo tutte le caratteristiche adeguate per poter apprezzare, tra l'altro del 1836, questa importante e specifica caratteristica. Mm. Esattamente, importante e specifica caratteristica. Bello parlare poi delle diverse leghe, eh, delle monete sentiremo parlare ad esempio... Di eh, Italma eh, questo eh, riguardante anche per le monete, per le lire della Repubblica. Eh, vi saranno delle leghe anche particolari che svilupperanno e che dovranno rimanere poi su più bassi contenuti perché, eh, perché aumenterà il valore, ad esempio, dell'argento, diventerà in momento di crisi e di ristrettezze, si potrebbe dire di una austerity ma forte. Anche dopo la guerra mondiale si dovranno rivedere. Al di là delle dimensioni, proprio le percentuali in lega delle diverse, tipo h anche l'acciaio inox, eh, proprio in questi diversi eventi. Quindi c'è una storia anche legata proprio ai metalli, diciamo così, particolarmente affascinante. Una moneta si può vedere in tanti modi diversi. Allora, passiamo. Scusate, quel rublo. Non, non vi ho dato forse il prezzo, forse l'ho dato non mi ricordo. È un passo un pochino in là, ma attenzione, un rublo d'argento. Fermo restando la bellezza delle monete italiane che sono tra le più belle al mondo, è riconosciuto ufficialmente che le monete italiane sono tra le più belle al mondo, quindi abbiamo fortuna in questo caso, no? Come eh, non so, patrimonio mondiale eh, l'Italia, so, non mi ricordo mai la percentuale, però un patrimonio del solo l'Italia credo sia il patrimonio mondiale del 50% su tutto il globo come patrimonio, se non di più, eh, forse di più, a volte si addirittura parlare dell'80%, comunque e così anche per le monete e vi devo dire i francobolli che hanno iniziato in modo un pochino eh, essenziale e poi hanno preso vigore in certi momenti storici, pensiamo anche a quelli delle colonie particolarmente sensibili, particolarmente importanti. Intanto grazie per seguirci, mi fa immenso piacere. Ecco, scusate, il rublo, andiamo subito a fare una proposta anche sul rublo di Nicola II eh, in argento, lo mettiamo a 150 euro, signori, 150 euro, un rublo del 1899. Allora, attenzione. Io sono passato a, questa, a questi decenni successi, eh, precedenti insomma rispetto alle ultime due monete perché le abbiamo mostrate ma con piacere tornerò a vederle. Ho ancora, mi sembra, due chiamate su quelle in argento, vero Cristina? Abbiamo segnato due chiamate eh, da accontentare, mm, però il rublo a 150 euro. Certo, ho anche la pubblicazione da mostrarvi. Ed è un. Sì, eh, la andremo a vedere. Ed è dedicata al, alle missioni dei Romanov, di Nicola II e dei Romanov, eh, famiglia che poi sappiamo venne. Beh, è il caso di dirlo perché c'erano anche le, le principessine massacrate, eh, eh, e le spoglie disperse in. In vari luoghi si trovarono ancora delle ossa, scusate, forse il tema, il tema è un po' macabro, ma eh, vennero poi tumulate in eh, San Pietroburgo. Eh, ma eh, eccolo qua. Ecco il rublo che noi vediamo qua rappresentato a 150 euro. Sarebbe anche bello andare un po' a considerare collezioni di monete d'argento, ad esempio, eh? Eh, magari dell'Ottocento, dei primi Novecento. Eh, tra l'altro il titolo è sempre di Novecento. Troviamo i confronti con gli scudi, fortemente anche nelle dimensioni. Poi i copechi, questi sono tutti i valori minori, eh? cioè quelli che un po' vorremmo definire divisionali. Eh, mentre, e, e vanno ancora a scendere, il rublo è l'ultima moneta, o meglio la più grande, la più importante d'argento, prima di passare poi ai valori in oro. Eh, valori in oro dove vediamo i 5 rubli, che sono quelli che apprezziamo, eccoli qua, e abbiamo i 7,5, ricordiamoci la differenza delle varie diciamo, misure Tina, nelle varie anche... Ehm, nei decimali, nell'utilizzo dei decimali, 7,5 che corrisponde al eh, 21 mm di diametro che corrisponde proprio al, al Marengo. Quindi Marengo oggi ce l'abbiamo, abbiamo quello greco anche molto interessante, signori. Sarebbe bello poter immaginare, oggi ho pensato nella scelta di queste monete, ho voluto raffrontare un po', ad esempio, la Grecia con i rubli chiaramente europei. Ma anche quel collegamento forte che esiste fra Russia e Grecia, eh, da sempre, da sempre eh, la Russia volle diventare il testimone eh, della Grecia, quando la Grecia sotto gli ottomani non poteva più professare religione cristiana. In realtà poteva professarla, eh, poteva professarla, ma pagando dei dazi. Se eri cristiano, pagavi delle, una tassa, eh, dei dazi per poter pregare. Guarda un po'. Eh, diciamo che rispetto a oggi erano tempi migliori alla fine, no? rispetto a oggi erano tempi migliori, si aveva, o perlomeno non dico tempi in toto, ci mancherebbe, ma c'erano delle... tutto sommato in certi luoghi c'era meno particruente in certi luoghi, in altri no di certo. Va bene, allora andiamo avanti perché abbiamo da vedere, eh, vediamo un attimo i dollari per favore, visto che stiamo parlando di Russia, signori quelle due a 129,90, la coppia Scudo-Aquilotto, due chiamate, insisterò fino alla fine, non perché questa conferma porti chissà quale utile alla Bolafi, ma perché sono due scelte veramente opportune su due re d'Italia, Vittorio Manuel III, prima Vittorio Bevele II, cioè proprio l'origine dell'Italia della, eh, dell e poi il cambiamento con la sua abdicazione verso il passaggio alla Repubblica dopo, eh, dopo il figlio Umberto, eh, che, eh, Umberto II che, che, che rese la luogotenenza al famoso Re di Maggio, ma eh, questo ovviamente il prima e il dopo. Allora, Proposta una chiamata soltanto, adesso le andiamo a inquadrare. Eh, a 500, Chris, a 595 eh? sì. i dollari? I dollari 590. Ecco, ancora fatto 590 euro i 4 dollari. Sì. Allora abbiamo il cofanetto e il regalo, ma il cofanetto con i suoi eh, Ecco, così lo vedete già confezionato. Sono eh, protette queste monete all'interno eh, di questo blog eh, quadrato, quindi protette, vi è un'indicazione ulteriore. Andiamo un attimo a descriverle. Eh. Intanto, la questo è un regalo importante da fare, veramente, magari, una persona cara. Eh, adesso. Io lo trovo opportuno, non so, sono padrino eh, di un momento importante, di una crisi, ma per carità al di là di quello che può essere un regalo con un simbolo legato alla cristianità, ci mancherebbe. Però voglio dare in dote qualcosa. Ebbè, il, il, il i dollari in argento, poi tra l'altro con un titolo così importante, perché sono eh, i famosi, sì, i silver, ma non solo con le indicazioni di, di argento. ma... Proprio della, della loro grandezza, nelle loro caratteristiche, li stiamo vedendo uno per uno. Partiamo proprio da quest'ultimo, ti prego. Andiamo, cioè dall'oggi al passato. Allora, questo è quello che si chiama Eagle, Silver Eagle. Se vuoi, lo, lo vediamo anche sul rovescio, eh, così ne parliamo anche. Eh, in God We Trust, questa è l'emissione annuale collezionata nel mondo. Da sola, eh? cioè, ogni anno vengono emessi queste, eh, questi dollari d'argento che vanno direttamente, non vanno a circolare in questo caso, ma vanno direttamente ai collezionisti. Quindi ce n'è un controllo estremo, assoluto nell'emissione. Siamo al 2014, quando avremo disponibile il 2015 l'andremo insieme a vedere. Insieme andremo a portarvela, insieme andrete a valutarla con noi, se avrete piacere. E intanto ricordiamo che vi sono delle monete universalmente riconoscibili che sono i dollari, eh, e sono collezionate realmente nel mondo. Allora, qui abbiamo le più rappresentative dei primi 400, anzi degli ultimi 400 anni. Eh, perché 400 anni? Cioè, ma 400 anni là, perché parleremo vedremo poi cos'è il primo dollaro. Allora, eh, siamo eh, di fronte, signori, al Silver Eagle e vediamo quindi eh, l'immagine della Silver Eagle. No, ecco che è questa: eh. Fine Silver, qui abbiamo una, una qualità estremamente importante un dollaro d'argento, attenzione, un dollaro d'argento e il prezzo, il prezzo lo vediamo nell'insieme perché i 590 euro riguardano tutti e quattro. Andiamo a vedere il precedente ancora perché abbiamo eh, prima del Silver Eagle un dollaro molto rappresentativo in argento, del XX secolo, quindi prendiamo l'anno 2000 come il nuovo no? del XX secolo è chiamato Peace, pace. E siamo nel 1922? Uh, sì, direi proprio, uh, direi proprio di sì. Uh, direi proprio di poterlo. Chiaro che vediamo la Liberty. Eh? La, la Lady Liberty è presente in tutte. Uh, in parte insomma in gran parte di quelle che sono emissioni di dollari americani. Eh. Una chiamata sola, attenzione se vedete un po' di riverbero, chiedo scusa, la nostra telecamera è veramente buona così il nostro camera è meno regia, ma certe rifrazioni d'argento si vedono e si apprezzano assolutamente a, eh, a, di persona, dal vivo, dal vivo. Ed ecco sempre l'aquila americana eh, che eh, ci permette di apprezzare quello, il dollaro della pace che è stata coniata dal 21 al 28, dal 34 al 35, disegnata da Anthony De Francisci eh, di origine italiana che vinse, fu una competizione, bisognava rappresentare la pace nella moneta L'aquila in questo caso non ha le ali spiegate e vinse questa competizione Anthony De Francisci, che eh, come tale divenne il disegnatore. Allora, ehm, abbiamo una. Bellissimo, eh? Eh, abbiamo anche una storia molto interessante proprio su queste, eh, su queste, sulle produzioni di queste monete, si, si elabora molto, poi il racconto dello specifico, ma andiamo a vedere tutte e quattro che è così importante poterle valutare. Andiamo a vedere la precedente ancora che parla del dollaro Morgan, coniato eh, eccolo qua, dal 1878, questo è il 79, questo che vedete, al 1904. In varie zecche degli Stati Uniti. Attenzione, questo fu il primo dollaro d'argento eh, proprio in grado eh, di poter eh, segnalare con delle particolari caratteristiche. Abbiamo sempre il tema liberty e l'aquila. Eh, di, di così grande importanza. Quindi, One Dollar che vediamo fa parte della stessa proposta, signori. Eh, sono cioè, a 150 euro l'uno e togliamo ancora eh, 10 euro il cofanetto, il regalo e dove poterlo conservare. E con vabbè, nessuna spesa di spedizione ci mancherebbe, ma qua veramente vi inviterò, Lo portiamo a casa vostra, eh, lo portiamo a casa vostra. Mi sembra un'occasione imperdibile veramente imperdibile. Andiamo a vedere il primo, il famoso Pillar, eh, che ricorda, è chiamato dollaro spagnolo mh? ed è il valore patente, di, eh, in Spagna di 8 reales, che era l'unità di misura eh, del dollaro. Anche qua scusate le luci non è bronzo, eh, è argento. È argento. Eh, e viene coniata nell'impero spagnolo dopo una riforma della monetazione nel 1497. Qua siamo, attenzione, nel 1700 del XVIII secolo. Mm, secolo. Disegni differenti. Ebbe una forte circolazione, eh, proprio queste monete avevano una forte circolazione in America Latina. pillar per via delle colonne d'Ercole a cui abbiamo fatto riferimento. Le indicazioni infatti sono assolutamente eh, in lingua latina, ancora con il termine Spagna, e l'effigie è quello eh, di Carlo III. Se ricordate la moneta degli abissi, eh, non so se l'abbiamo in memoria, la confrontiamo, è sempre Carlo III in argento, e eh, quindi sarebbe un confronto ideale scegliere una e scegliere l'altra. Vediamo se possiamo confrontarla. Eccola qua. Quella di destra è rimasta per due secoli eh, e più sott'acqua. Eh, sott eh, quindi eh, siamo a uno stato di conservazione che è considerato molto interessante visto ciò che hanno patito queste monete di Carlo III. Quella di sinistra è in oro. Uh, il mio monitor non mi ridà una luce fedelissima, ma probabilmente proprio la rifrazione sulla superficie di queste monete nel vedere le differenze. Un argento, quelle di destra e quelle di sinistra è oro. Grazie, torniamo pure Scusami, sì, tutte e due in argento, scusatemi, stavo ancora pensando sono in argento tutte e due la consunzione diversa e quella data da quella di abissi. Sono entrambi in argento, non so, certo. Assolutamente. Allora, parla di dollari d'argento ci mancherebbe, scusate. Eh, siamo eh, di fronte alla proposta. Ecco, adesso possiamo escludere quella di destra perché ovviamente riguarda anche un altro prezzo. I 4 dollari d'argento, questo è il 1782 590. 590 euro. Cofanetto insieme, se possiamo anche vedere il cofanetto che, ne porta, che vi porta questa eh, possibilità di conferma, questa testimonianza di conferma e ripeto una chiamata soltanto, e lo sottolineo fortemente, eh, una chiamata sola per poter apprezzare, vedere e scegliere quello che adesso eh, vi stiamo proponendo, quello che adesso andiamo eh, perfettamente ad affermare. Benissimo, grazie. E eh, lo so, da vedere, eh, signori. Da vedere in assoluto pensate che eh, la, sono tutte di 38-39 mm. Eh, quindi ne eh, tengo una magari proprio in questa posizione eh, tra le mani affinché si possa vedere la sua grandezza, che eh, non è certamente poca cosa. Che bel regalo: 150 euro l'una. Anzi, eh, meno di 150 euro luna avete modo di avere quelle monete collezionate, ripeto, nel mondo dove vi mettiamo anche il famoso, eh, il famoso dollaro spagnolo, è eh, così chiamato, ci cioè, vediamo qualcosa del 700 e eh, qualcosa che può essere indubbiamente apprezzato nel tempo. Perfetto, allora, non ho ancora disponibili, facciamo una una carrellata e prepariamoci, sì i marenghi subito, ci torneremo ancora, allora marengo di Napoleone qua e moneta di Napoleone, come per, il, come per la proposta legata al, ai Romanov, vediamo quella che è la proposta legata a, eh, a Napoleone, eh, il marengo italiano di Napoleone. Eccolo qua, mi raccomando, mi raccomando, signori, è eh, volentieri, sono bellissimi quegli argenti, una moneta che non ha, non ha fine, veramente, eh, veramente. Dicevo se vedo il suo nome come sul telefono, qui già un altro socio. Allora, eh, un attimo, ti prego, mi fai? Guarda, il cofanetto, io ce l'ho qui tra le mie mani, eh. Eh, lo stesso Cristina, ovviamente. Certo, allora guardate un attimo la bellezza di questo cofanetto, vi faccio vedere, intanto c'è una chiamiamolo proprio un certificato di informativo in più legato alle diverse monete. Eh? Questa è la, la vedete, eh, con le dimensioni. Vi sono eh, questo è proprio arriva dagli Stati Uniti, eh signori, attenzione. Questa arriva dal certificato ufficiale, quello... Beh, gli americani ovviamente non vadano, vanno su cose eclatanti. Questa, questa serie, signori, arriva dagli Stati Uniti e sono quelle serie di monete che vanno ai collezionisti. Quindi è chiaro che Bolaffi in questo momento per voi diventa... Eh, il, il vostro referente perché noi le prenotiamo perché non si trovano. Non è dici vado a trovarle, vado a prenderle, eh, guarda, non so, sono destinate nel mondo e il numero, le quantità sono sempre inferiori alla richiesta. Quindi attenzione: noi facciamo è un termine un po' tecnico: i vostri buyer ci accreditiamo, Bolaffi ha accredito nel mondo. E andiamo a questa esclusiva, guarda la bellezza di questo cofanetto. Eh? La questa è la misura giusta che sta anche nella cassetta di sicurezza delle banche, quella, che, cioè, la cassetta, quella lunga e stretta che costa meno di tutte, no? Ci prendo la, la cassetta più piccola. Ecco, questa ci sta, la mettete dentro, oppure la apprezzate, la mettete in una vetrina, aperta così e le apprezzate in questo modo. Eh, e le apprezzate in questo modo. Brava Cristina, mi fa piacere che Cristina parla veramente con voi, mi fa molto piacere. Attenzione come si estraggono le monete sono inserite qui all'interno eh, di questo piccolo scrigno ulteriore di questo oblò, c'è il distanziale, eh, ovviamente io adesso le ho messe fuori perché quelle sono, c'è il distanziale e le potete inserire e per estrarle semplicemente si schiaccia eh, in questo modo ed escono. Quindi avete, avete. Ehm, Cristina, devo dire qualcosa. Signor Michele, telefona da Genova, ha confermato il lotto dei 4 dollari. Eh, ci vede bene. Grazie. Ci tutti bene. Allora, allora, grazie Cristina, hai avuto modo di intrattenerti ovviamente con il nostro collezionista. Grazie signor Michele, un carissimo saluto da Genova. Allora, questo, Cristina, non possiamo prendere più chiamate, lo escludiamo, eh? Eh, quindi lo mettiamo proprio da parte perché eh, sentirete parlare magari di dollari in futuro, magari arriverà, arriverà quello, lo stiamo aspettando del 2015, ma attenzione in questo momento non c'è assolutamente disponibilità né riserva. Eh, nel nostro Cavò non c'è riserva da poter prendere. Tutti quanti sono stati richiesti, tutti quanti molto apprezzati. Grazie, Michele, è arrivato in tempo, in tempo come suol dire. Eh, e grazie ovviamente per la sua, il suo ascolto. Anzi, mi fa piacere, il mercoledì in diretta eh, siamo in vostra compagnia. Allora o magari singolarmente, non ce l'ho oggi disponibile, un singolo dollaro da poter scegliere, nemmeno i pillar, parliamo dell'ultimo silver eagle, ma singolo, non in questa proposta, non in questo vantaggio diciamo. Grazie, allora andiamo avanti, eravamo sui marenghi, mentre mh, sì, eh, eravamo esattamente sui marenghi, vediamo proprio quello di Napoleone, anche se quelli eh, sono, è comunque italiano, ricordiamo Napoleone re e imperatore d'Italia la famosa eh, eh, corona, Dio me l'ha data, guai a chi la tocca. E allora andiamo a vedere eh, il Marengo di Napoleone che era il, se dico euro, perché poi sono correnti no, a favore e contro, era la moneta europea ante l'Iteram. E parliamo del 1800, tondo tondo, perché la battaglia di Marengo nel 1800 si sviluppa. Qui siamo ovviamente a quelle che sono... Il riflesso, cioè quello che poi diventerà eh, la moneta italiana, perché dopo la battaglia di Marengo nel 1800, comincia eh, a circolare questa. Attenzione, la moneta d'oro, il Marengo, non è che circolava nelle tasche di chi, eh, ahimè, andava a comprare magari con difficoltà del pane. O, no, queste erano monete che avevano i nobili, eh, non confondiamo, eh, o i grandi mercanti. I ricchi mercanti o gli, gli imperatori, certo, le monete d'oro avevano una circolazione eh, di particolare eh, forza, di particolare potere, eh, in dubbio. Eh, la storia della moneta ha anche una storia sociale. E guardate, è una cosa, vi faccio una piccola confessione. Mm. Io non mi, sto, non mi avvicino alle monete da epoca remota, mm, lo dico. E mi muovo, mi, mi sono mosso in un ambito eh, diciamo, legato al mondo dell'arte, con un'attrazione verso le monete questo indubbiamente. Però adesso che eh, le sto studiando in modo approfondito, e quindi grazie a chi eh, mi aiuta in un certo senso, no? eh, beh, è dovuto, no? eh, si scoprono delle, delle caratteristiche che hanno eh, veramente un'ampiezza incredibile di apprezzamento, o meglio, dei campi, perché detto così vuol dire poco, dei campi di studio che sono variegati, la storia, ma anche il sociale economico eh, e quindi l'ordine della monetazione, il valore che cambiava a livello di lega, il fatto che lo Stato comunque avesse dei problemi nel battere moneta, i, eh, dei di quelle che potrebbero essere le oscillazioni di Borsa oggi, no? ma con delle differenze proprio legate concrete alla presenza fisica del metallo, ma già dall'antica Roma. I collezionisti, già da Giulio Cesare in poi, Vittorio Emanuele III mi ha fatto un esempio. Eh? Adesso vi sto parlando di me. Ma in realtà vi parlo delle monete. Così anche i Franco Bolli è un mondo, ti dà una vivacità. Attenzione, poi, signori. Tanto lo capite che il termine televendita, che per obbligo teniamo, è un termine che sì ha un senso, ma che non esprime venghino, si rivenghino, coprino, fare, non lo saprei nemmeno fare e non è nemmeno tanto uno stile bolaffi, anzi. E però veramente, nascono poi delle curiosità. Io vi dico una cosa, vi dico sinceramente, sono un grande appassionato di storia antica, la storia più vicina a noi la, la conoscevo meno, ma anche a scuola, no? si parte molto bene gli egizi, si, poi piano piano ci si perde un po'. Ho ripreso in mano la storia dei Savoia, ma è una cosa incredibile appassionante, e lo dico al di là del campanilismo torinese, eh, piemontese, sabaudo, al di là di quello, anche perché poi vi sono degli intrecci eh, con tutta Italia, no? È una cosa appassionante, e la moneta... Ti, da, ti scandisce proprio quei passaggi, così il regno, no? Chiaro, Savoia è ancora prima. Va bene, dai, andiamo avanti perché devo, de devo lavorare, non posso soltanto con voi prendere so, l'ora del tè, anche a quest'ora, eh? Bellissimo. Guarda, che mercoledì c'è pubblico molto interessante, eh? eh altri, sono, altri sono ancora lì un attimo a valutare, dicendo, ma vediamo un po' se se ne intende, cosa ne dice, cosa. Allora, eh, quello che è un nostro lavoro molto importante è quello di divulgazione e di condivisione. Fermo restando che a monte di tutto questo, perché se vi dicessi che io o altri vanno esattamente a certificare la moneta, c'è un ufficio apposta a Bolaffi di esperti, di grandi esperti, che non hanno il tempo di parlare con noi o con voi, con noi magari devono, ma che vivono sulla moneta. Perché questi certificati, signori, dalla più piccola, dalla meno costosa alla più importante, hanno la loro importanza. E sono questa la differenza rispetto a quegli acquisti che vi trovate anche su internet. no? Scusate, vado so, nel dettaglio perché se parlano genericamente dei certificati, poi ve li farò vedere uno per uno. Ma sono queste le differenze. Cioè attenzione! Perché il fai da te. È molto molto rischioso, molto rischioso il fai da te, ma a livello di chimici, perché bisogna in certi casi essere dei fisici, dei chimici, infatti molte volte si parla di ingegneri che conoscono la moneta, eh? che in futuro vi porterò eh, prossimamente sui vostri teleschermi. Se avrete la pazienza di ascoltarci... E se avrete la pazienza eh, di trovare i nostri tempi perché stiamo approntando quelle che sono le interviste, quelli che sono gli approfondimenti anche sulle monete, vedrete che diventerà un canale molto interessante. Eh? Magari avrete National Geographic, faccio una pubblicità, ma non, faccio un esempio. Magari avrete, che ne so, tutto il calcio, parlo del eh, Forza Juve, Forza Toro, Forza Milan, Forza Napoli, Forza Roma, non sono dimenticato forza Inter, ci mancherebbe, se qua comincia forza tutto eh? oppure no il rugby oppure che ne so, l'automobilismo questo no il canale del collezionismo bolaffi perché abbiamo in mente dei progetti che adesso non vi dico ma che, eh, che vedrete le vedrete senza aspettare troppo allora televendita dobbiamo portare ancora delle mi fai vedere quelle due monete ti prego ne ho solo più due ne ho solo più due le ho messe assieme che è il eh, che è lo scudo e l'aquilotto, chiedo scusa a chi ha confermato precedentemente, dice ma sì, l'ho già vista, ce l'ho già, ma ho solo due chiamate, grazie per la chiamata sui dollari che è giunta adesso, sì. non c'è più disponibilità, eh. quindi grazie, non possiamo darvi conferma sul dollaro, Cristina credo stia assegnando, lo vedo, ehm, una prenotazione come lista d'attesa, ma non possiamo dire quando arrivano, come arrivano e a quale prezzo arrivano. Lasciamo, prendiamo la prenotazione, state certi che domani però non vi telefoniamo dicendo ne abbiamo quattro li abbiamo trovati per caso nell'ufficio del presidente. No, ne abbiamo quattro, guarda, erano lì che fortuna signore e signori. Non vi telefoneremo. Mi dai una telecamera che mi piace vedere negli occhi le persone anche quella distante. Non vi telefoneremo dicendo, oh guarda come è fortunata ci sono altri 4 dollari. No, vogliamo una televisione eticamente corretta. Se abbiamo fatto qualche errore in passato e oggi, errori in buona fede, ma parlo veramente di una dimenticanza, ad esempio c'è stato un, eh, lo posso dire è uno spazio redazionale sta diventando uno spazio informativo tele, tele, telegiornale bolaffi sta, nemmeno guardo più le monete eh, ad esempio eh, un mese fa, un mese e mezzo fa col penne black venne fatta una proposta di un volume solo per una trasmissione eh, è un'occasione particolare eh, non era ancora disponibile quel volume. Oggi è arrivato. Oggi la persona è stata informata tra un paio di giorni che lo riceverà. Quindi certe volte è proprio data da un fatto tecnico. Eh, ma, ma vi assicuro, abbiamo una cura assoluta in quello. Si può sbagliare in qualcosa? Chiamateci e dateci ovviamente informazioni in questo. Cristina è tutto il giorno lì a vostra disposizione. Attenzione un'altra cosa. Quando non vi rispondiamo sul telefono, questo che è dedicato alle dirette e che comunque cerchiamo di tenere acceso in certi momenti della giornata, c'è un numero che è il 300 finale, che è quello della nostra sede. Quindi 011 55 76 300 300. Eh? Lì ci trovate sempre, sempre. In orario l'ufficio, lavoro, fino alle, ma anche dalle. Non vi do degli orari che, che ci siamo perché sono veramente cominciate a chiamare alle sette del mattino. Orario ufficio e poi ci sono i nostri negozi. Bene, che bella questa trasmissione! Io starei tutto il giorno, guarda, a parlare, a chiacchierare, solo che poi mi arriva la giacca e il signor. Eh, la, la, la direzione mi fa: Sì, Alessandro, tante belle parole, ma tu sai che la trasmissione ha un costo: tu costi, eh, tutto costa. Eh, abbiamo dei buonissimi prezzi, però, insomma, vediamo un po' di, e soprattutto il pubblico sta aspettando di vedere le cose. E allora vi ho promesso prima: no, vediamo un attimo: scusa, le due che erano inquadrate prima. Sorry, mi piace molto questa posizione dove si fronteggiano. Un Cagnesco no, perché non ci sarebbe motivo, però Vittorio Emanuele II con Vittorio Emanuele III. Lo scudo e l'aquilotto, proposta 129 e 90. Quindi Vittorio Emanuele II e III, il lotto e il lotto III. Non tre monete, ma, eh, non cinque, ma giustamente è scritto benissimo nel nostro regista. l'83 e l'85, Vittorio Emanuele II e terzo, due monete argento, 129,90. Ehm, il prezzo di tutte e due, attenzione: vendibili separatamente se volete, ma ci pagate sopra le spese di eh, spedizione. Eh, quindi. Attenzione, valutate se risparmiando spese di spedizione, ehm, ricordati Cristina, segna per il signor Romano, no spese di spedizione, eh, perché qui siamo... Ah, perfetto, grazie, benissimo, grazie, grazie. Scusa, mi permetto, perché poi conoscerete anche la Cristina, come conoscete Andrea. La formazione è questa, dai, diamo, un giorno gli, 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 gli facciamo l'inquadratura dietro le quinte, anche a loro. Voglio che conosciate... Eh, io sono per una eh, maggiore eh, friendly, no? un pochino più di mh, conoscenza di quello che è il mondo volafico, il mondo veramente di tante persone, anche tanti giovani. Eh, no, me compreso no, perché ancora sono, sono ormai. Eh? Eh, no, spero dentro, e, mh, giovane dentro. Ma eh, quindi Cristina, Andrea e Monica sono le persone che di riferimento, poi c'è tutto il nostro personale, ma di riferimento al centralino in specifico. Eh, poi da volte rispondo anch'io, ci sono anche gli altri centralisti che occupano però altri momenti proprio della, eh, in seconda chiamata e terza chiamata sulla trasmissione. Bene, andiamo avanti, adesso basta, pensiamo a voi, pensiamo a voi anche se queste indicazioni credo servano anche a quello. Allora, vi faccio vedere, e poi andiamo alle banconote d'Italia, vi faccio vedere il marengo di Napoleone che abbiamo visto, ehm, dopo aver presentato l'Aquilotto e lo Scudo, ritorniamo al marengo di Napoleone, e c'è un marengo molto interessante, in realtà c'è una che è greco, ed è Giorgio I, dedicato a Giorgio I che nasce in Danimarca, a Copenaghen. Ah, scusami, aspetta Enrico, ricordiamo il prezzo, 950 euro, Cristina tu seguimi sempre eh, perché a me non piace leggere quindi vado. 9,50 la proposta del marengo di Napoleone è in, in ottimo stato, Pochissimi, sì, pochissime chiamate, attenzione, chiamate che abbiamo fatto convergere, o meglio, pezzi, scelta di pezzi su mercati internazionali anche. È chiaro che però quando sceglie Bolaffi deve trovare anche il prezzo, perché non può essere un passaggio in più no? e farvi pagare un marengo fuori prezzo, non si può. Eh, sono quasi prezzi di denaro di borsa, detto così, senza tutti quegli impicci, capital gain, eccetera, che ci vogliono. Non ci sono spese di gestione, non avete spese eh, di gestione di conto corrente, non è, nulla. Lo prendete, non dovete dargli, come si dice, da mangiare o da bere, è ovvio, e pro, in tutti i sensi. In tutti i sensi, e queste sono, signori, una certezza, una certezza. Anche perché detto tra noi, il Marengo di Napoleone, non voglio dare delle notizie che poi siano fuorvianti, perché stiamo parlando di Marenghi italiani bellissimi, e poi è italiano tra l'altro. Ma comunque, dove c'è l'effigie di Napoleone, signori, c'è un quid in più che sarebbe anche quantificabile, perché una moneta così, se va in asta ha un appeal maggiore, ripeto, in tutto il mondo, cioè, ma non maggiore perché le altre non valgono, no, ma di più ancora, perché c'è Napoleone, che sia poi francese, che sia Italia, per noi è maggior ragione, il marengo di Napoleone ehm, è quello che eh, riscuote grande interesse, a 950 euro, visto che stiamo dedicando al marengo un momento molto importante, convergono le disponibilità, ma non solo dai vari negozi volafi ma da, tutta, da, da tutti i nostri punti di ricerca, ma non sono tantissimi. E ripeto, non è eh, un'intimidazione, è un consiglio, né, né, né una strategia. Sarebbe una strategia ben scarsa del 2016, ancora dirà ah, guardi, è l'ultimo, è l'ultimo, è l'ultimo. Non c'è scritto nemmeno più dei manuali come si vende, no? il buon venditore, il venditore perfetto. Io non ho mai letto. Eh, però eh, un giorno magari lo No, troppo impegnato a studiare, non, non, non ho tempo di leggere quei manuali. Con tutto rispetto, ci eh, sono delle strategie di vendita. Sono tra... Va bene, con tutto rispetto. Anzi, sono proprio professioni anche quelle. Grecia con Giorgio, ecco qua, diritto rovescio, eh, l'immagine che avete visto su rovescio è un'immagine di riferimento alla, mh, a un'importante onorificenza comunque francese che viene anche rappresentata nel, eh, per il Regno d'Italia, per l'imperatore il, il e eh, la Legione d'Onore. e Vediamo invece quello ancora più strano, eppure è sempre Marengo. Giorgio I di Grecia, eh, nelle sue intenzioni dell'unificazione, il portare la Grecia approfittando della debolezza ottomana, eh, ancora maggiore grandezza, recuperando quei territori persi per, lunghi, per decenni, decenni, decenni sotto appunto legida degli ottomani. E per quanto concerne la, eh, questo eh, regno scusate questa, questo Giorgio I è Marengo, siamo al 1884, oro 900 il titolo, chiaramente 21 mm ovvio se non sarebbe un Marengo, 645 peso se no non sarebbe un Marengo, 20 drachme come 20 lire come 20 franchi perché questo era il valore dell'oro in questo titolo espresso, quindi in teoria sarebbe potuto scrivere quello che si voleva, eh, ma quello era il valore poi riconosciuto. E sono nemmeno 800 euro, signori, perché eh, ci troviamo a 790 euro, 790 euro la proposta di questo eh, 20 drachme. o due chiamate disponibili, ho due o 20 più 20 disponibili. Non 40, si sì, 40, ma sono 20. 20. o due monete disponibili per Giorgio I. Allora, eh, ancora, ancora a voi, ancora, ancora nell'accettazione nell e nella disponibilità di poter scegliere. Adesso procediamo perché, uh, dobbiamo, sì, dobbiamo, sai cosa? Il mercoledì so che c'è tanto pubblico che ci segue, poi eh, nuovi arrivi, nuove persone all'ascolto. Ma è anche giusto pensare che chi ci sta seguendo dagli inizi. E diceva bene, Alessandro, mi hai detto tante cose adesso. Fammi vedere un po' di news. Dammi un po' di news. Allora, le news che andiamo a vedere sono nell'ordine. Aspetta, scusami, Fede. Facciamo un ultimo passaggio ancora, scusami. Su questo sì, no, anteprima, tra poco, tra poco, Banconote d'Italia. Eh? Piccolo, fium, tra poco, Banconote d'Italia. Eh, ci sono eh, delle. Esatto. Uh, mi sembra di aver visto ancora, no, mi sembra, lo so bene, l'abbiamo scelto, l'ho scelto prima della trasmissione. Facciamo un passaggio sulle monete d'oro perché eh, vi vado a segnalare. Eh, allora, due le abbiamo già mostrate, ma abbiamo un 10 lire ancora da vedere, quindi non possiamo identificarlo come Marengo. Importantissimo comunque, importantissimo comunque. E eh, lo andiamo subito ad apprezzare perché questo è il 10 lire di Vittorio Emanuele II del 1857, oro certo, qualità 30%, ricordino che i valori sono dati anche da, dal numero di esemplari emessi e dall'intuizione di quelli disponibili, ma quella può essere solo un'intuizione. Siamo a 3.455 euro per la proposta numero 1. Proposta numero uno, signori. Eh, chiaramente, chiaramente la possibilità di dilazione nel tempo eh, è, è possibile, eh? parlatene con noi per quanto concerne un pagamento rateale, finanziamento e uso farlo, eh, va benissimo, a maggior ragione su certi importi. Generalmente, signori, adesso faccio veramente un, un, termine, uso un termine un po'... Al di sopra dei 1000 euro, veramente si può considerare anche un tempo particolarmente esteso. Al di sotto non preoccupatevi, perché comunque ci troveremo e ci metteremo d'accordo. Eh, ci metteremo d'accordo quindi anche 9,50, ma vorrei pagarlo in tre soluzioni. Eh, va benissimo, eh, va benissimo, cioè ci metteremo d'accordo. Diciamo cose magari non troppo esatte, ma c'è una bella disponibilità di parlarne. Eccolo qui: allora lo vediamo eh, nella sua così nella sua eh, peculiarità, anche questo pubblicato sul catalogo, chiaramente citato sul catalogo, delle monete e delle banconote Bolaffi, poi andiamo ancora a vedere eh, gli altri, eh, ce n'è ancora uno credo da poter eh, mostrare, e eh, tra poco andremo a vederlo così scopriamo un altro valore o meglio torniamo con quel breve intervallo dei 10 troviamo nuovamente il marengo di 20 lire c'era già quello di Napoleone che era italiano ma qua lo dedichiamo eh, questo 20 eh, lire di cui abbiamo anche un anno ben preciso non so se è già disponibile eh, visto che siamo un po' in una presentazione veloce, anche il dritto di questa eh, moneta. Intanto ce la gustiamo eh, nel suo eh, della perfezione e nella qualità del suo rovescio, sempre in oro, sempre 30% di qualità. Attenzione, Carlo Felice, 20 1828. 1828. A 1150 euro. Questo è uno dei protagonisti eh, del Marengo. Uno dei protagonisti. Bene, molto bene, molto bene, molto bene. Allora andiamo avanti e cominciamo. No, anzi, no, teniamolo un attimo, perché come vedete le indicazioni ci parlano del eh, re di Sardegna. Eh, ci parlano di un momento prima, chiaramente, dell'unificazione, ma sto dicendo una cosa forse anche un po' ovvia. Signori, il eh, Marengo di Carlo Felice, undicesimo figlio di Re Vittorio Amedeo III, anche Vittorio Emanuele I abdica, eh, come abbiamo già parlato eh, di Vittorio Emanuele III. Ma qui siamo, prima ovviamente, come epoca. Muore senza parole. Divenne più mite rispetto al predecessore, eh, su stili ormai anacronistici. Immaginò e mise in atto opere pubbliche quindi fu una figura importante diciamo positiva nel senso storico prima te hai fatto un gentilissimo appassionato, esperto un telespettatore eh, di, eh, di Genova Ecco, il teatro lirico di Genova fu tra le sue opere la stessa famosa quando dice mamma mia la Carlo Felice mi attraverso la Sardegna eh? io la presi una multa e eh beh lo posso dire, è mica eh, l'ho anche pagata, quindi perché era una, un agosto, non c'era nessuno, nessuno. E nessuno. Non sapevo che la Carlo Ficera sembrava un'autostrada, non c'era nessuno, tranne io e una pattuglia della polizia, che giustamente mi fermò: signor Alessandro Gea mi spiace, ma lei va, va al di sopra dei 90 che 90 km orari. Eh, una canicola di agosto, io viaggiavo dove andare a nord e al sud della Sardegna. Preso una multa, giustamente perché non avevo rispettato di velocità. E, però era una strada talmente bella che ero un po' abituato forse all'autostrada Io era la Carlo Felice, me la ricordo bene eh? quindi onore alla divisa a <ride> da presi proprio nel mezzo dove c'è l'unico autovelox mi dicevano Alessandro solo tu non sapevi che c'era un autovelox ma è giusto, eh? ho sbagliato, è giusto l'unica pattuglia con l'autovelox in quel momento eh? e poi l'aveva fatto del segnino no, attenzione è giustissimo io mio padre era carabiniere quindi figuriamoci se non allora, andiamo a vedere un po' le, le, nostre, le nostre. oggi ho voglia di conversare con voi, signori. Eh, mi sa che alla fine dovrò pagare la parte della trasmissione alla Bolaffi. Allora, eh, scusate, c'è un progetto bellissimo sul Marengo, bellissimo e straordinario. Ma, e torniamo a quella precedente, l'immagine di Napoleone si guadagna le copertine. Eh, il Marengo di Napoleone si guadagna le copertine e a 950 euro è lì che attende oggi una conferma di persone molto attente all'ascolto che probabilmente lo avranno già io penso, reputo, non lo so magari non il signor Romano perché mi sto avvicinando alle monete ma non lo so mi mm, piacerà poi sapere se ha già altre monete o meno lui è grande collezionista di Francobolli. ma ecco questa e si guadagna veramente le copertine delle brochure, diventano e a 9,50 è un prezzo bloccato da tempo. Attenzione c'è un'altra cosa da dire, un'ipotesi molto probabile: con quelle che sono le chiamate dedicate ai Marengo in questi giorni, guardate che le quantità scendono ed è naturale che poi si dovrà valutare prezzi diversi, è un dato di fatto è un dato di fatto signori quindi la prendo la pago in due o tre soluzioni in tre mesi mi è più comodo no? si può valutare tutto Vabbè. allora andiamo ancora avanti adesso veramente promessa da mantenere dicevo l'anello mancante fra il franco e la moneta qui proprio a stirarla questa affermazione sono le banconote d'Italia e sono in questa proposta allora qual è la proposta? Andiamo in ordine. Signori, chiamatemi se qualcosa non è stato chiaro, se qualche idea vi è rimasta del pensiero dicendo vorrei vedere, se, non so, l'argento degli abissi ad esempio. Il primo dollaro... Eh, mi permetto, col gentile telespettatore di Genova, così, il primo dollaro che lui ha scelto, che il Signore ha scelto, in visione, ma spero veramente la faccia sua e sua prelazione, appartiene a Carlo III. Mm? Il primo dollaro appartiene a Carlo III. Scusate, ma è in una posizione un po' infelice, ma colpa mia perché l'ho spostata. La volevo qua vicino e l'ho spostato. Sono i reales di Carlo III chiaro erano otto reales questi, anche questo è reales eh, di eh, Carlo III, effige e moneta che ricorda pienamente il primo dollaro, ha delle diverse proporzioni, il primo dollaro era più grande e qui abbiamo, ripeto, quella affascinante moneta degli abissi, sempre in argento, del XVIII secolo, attenzione signori, Vi faccio un prezzo, attenzione: e come dimensione sono tre eh, e la metà del primo pillar, eh, del pillar. quindi siamo a eh, una differenza proprio di reales espressi. Eh, eh, anzi, un terzo: per questo sono due reales, due reales. Mm. A 139,50, così non dovete pagare spese di spedizione. A 139,50. Attenzione perché quello che è molto bello di questa, di questa moneta è proprio la storia di questa moneta e di alcune monete che eh, abbiamo eh, disp avute disponibili e abbiamo disponibili. Le chiamate qua disponibili, non oggi, non è una quota che destiniamo a questa giornata, poi la prossima giornata ne abbiamo altre 5, no, tutt'altro, eh, tutt questa disponibilità è eh, rivolta al nostro pubblico eh, in un numero limitatissimo, si contano sulle dita di una mano. Antefatto, nel 1993 a sud della Louisiana, sono circa 50 miglia, eh, questo è documentato, quindi è bello vedere anche la storia di questa moneta in tempi più recenti, un peschereccio porta all'Uluscita alcune di queste monete d'argento, peschereccio, non quelle navi con sonar, ehm, telecamere di profondità per vedere se ci sono dei relitti, no. Eh, gettano le reti anziché pescare il pesce insieme al pesce, non so le e cosa ci sono laggiù. Ehm, tirano su delle monete d'argento. Allora a 300 metri l'equipaggio di profondità. Questo equipaggio aveva scoperto un tesoro di monete d'argento: era il brigantino militare spagnolo che si chiamava El Casador. El Casador è il cacciatore, El Casador. Salpò da Veracruz in Messico per andare verso New Orleans l'11 gennaio 1784 con un carico di monete d'argento. Tutta la nave e l'equipaggio scomparvero senza lasciare traccia. Non si seppe mai se la causa fu una tempesta, pirati che allora circolavano ancora in quel, nel Golfo del Messico, in quella parte dell'Atlantico, eh? E ehm, probabilmente, anzi, sicuramente, queste monete servivano a sponsorizzare: a sponsorizzare, a portare ai, al, ai coloni americani denaro per poter acquistare anche beni di guerra. Mettiamola così: eh, per armarsi contro gli odiati inglesi perché gli spagnoli combattevano gli inglesi a ogni latitudine. E allora furono sponsor. Probabilmente il naufragio del Casa d'Or creò un po' di problemi perché non arrivò denaro fresco dal Messico, da Veracruz. Eh? È bellissima. Due secoli, tre secoli, questa moneta del 700 rimasero sul fondo degli abissi. È ancora uno stato di conservazione assolutamente valutato e apprezzato, con quel valore dichiarato eh, di. Luogo di provenienza, cioè c'è proprio in questo un, non è una leggenda, questa è verità storica, anche perché è accaduto nel 1993. Eh? Nel 1993, noi l'abbiamo chiamato, ma in un modo reale, magari anche un po' poetico, ma vero, argento degli abissi. Argento degli abissi e attenzione, è quel Carlo III del primo pillar dollar che abbiamo visto in precedenza, è eh? quel Dollar History. Lì il valore del dollaro era superiore, la grandezza, la quantità, lo spessore, no? Quindi il valore proprio dei reales? Eh? Dei reales. Ricordiamo che il Real eh, fu fissato con un valore di 30 maravedi nel 1497. Eh? Pensate un po'. Quindi 8 real erano uguali a un peso d'argento adesso qui è l'aspetto tecnico-economico che sarà bello perché c'è una forte documentazione ormai anche sulla storia sui valori economici dell'argento stesso è bellissimo questo ad esempio questo dovrebbe essere questo è un grande portafortuna eh, ma soprattutto è una moneta valutata e apprezzata anche in numismatica quindi le due cose assieme Vedete le iscrizioni che l'accompagnano e ehm, benissimo. Eh. Poi, ognuno magari anche un regalo importante da fare. Quello che mi sta a cuore, signori, è, e, e spero lo sentiate dal mio tono di voce. Eh, quello che mi sta a cuore è che anche con una cifra contenuta che rispettiamo, si può veramente avere un diciamo un pezzo di storia vera, reale, autentica. Quindi possiamo mettere quei 139, quei 100 eh, a buon fine dicendo guarda, è una cifra che non avrei mai immaginato di poter scegliere una moneta del 700 con autentica, eh, controllata eh, di Carlo III eh, di Spagna. Eh. Ebbene sì. Quindi, quello che in certe nostre trasmissioni, in mie trasmissioni in particolare, è riuscire a rendere, a dare maggior valore al vostro acquisto, al vostro denaro. L'altra metà. Eh, è proprio questo, signori. Cioè, proprio dare maggiore valore al vostro denaro. Dicendo, ma tutte le monete costano per forza 10.000, 10. No, i marenghi a 9,50. Poi ci sono quelle peculiarità storiche che portano a questo. Grazie. Allora, sento chiamate in corso, quindi allento la presa nel senso che eh, sentiamo poi qualche conferma è possibile quindi eh, se c'è una o due chiamate in corso eh, va bene possiamo ancora parlare eh, di questa bella eh, argento degli abissi però ho anche fatto una promessa che continua a rimanere sapete cos'è? vedo Banco d'Italia mi viene un dia vado su e voi me la confermate quindi Banco d'Italia porta bene no? a entrambi perché è un portar bene a entrambi allora andiamo un po' a vedere queste banconote d'Italia, signori, che sono una collezione, un nucleo di collezione. Ecco, ma se c'è qualcuno che conosco deve fare i saluti, eh, io, eh, poi. Riccardo da Roma, dice che seguiva la trasmissione con i Riccardo da Roma, grazie, grazie. Scopre insieme a me questa nuova passione, eh. Grazie Riccardo. Stia pure al telefono nostra Cristina, mi fa piacere. Poi quando eh, le, le, la saluto proprio in diretta col massimo della privacy eh, si scopre insieme a me questa nuova passione, Riccardo. Mi fa immenso piacere, poi se preleggia una passione va bene. A grotta Ferrata. A grotta Ferrata, mamma mia, sì volentieri, complimenti. Sì. sì, Avevo i capelli scuri, esatto, esatto. Avevo i capelli scuri, sì, mamma mia la Grotta Ferrata. Abbazia di San Nilo, eh, dove abbazia unificata, ancora costruita prima della divisione fra ehm, la chiesa d'Oriente e quella d'Occidente. Grazie, Riccardo, da Roma, mi fa piacere che sia con noi. Sì, la mandiamo ad esempio, certamente. Adesso mi ha dato un'idea anche, eh, mi ha dato un'idea. Ecco, allora lo ricordiamo anche perché oggi diventa anche un punto di informazione. Sì. Bravissimo, mamma mia, questa la dedichiamo a Riccardo, eh? Grotta Ferrata. Sì. Allora, è allora, così, ecco, il signor Riccardo ha chiesto di eh, andare a ritirare la moneta eh, al negozio di via condotti a Roma. Eh, intanto vabbè, lo saluto, grazie, ce lo scopre insieme a me questa nuova passione, mi fa immenso piacere Riccardo. Va benissimo, quindi se per voi viene comodo dire guardate, me la mandate giù, me la portate, mh, la mandiamo, noi abbiamo ovviamente le spedizioni dei nostri negozi ogni settimana. Eh, quando la moneta giungerà a Roma, il, nostro, il, il vostro consulente, anzi, eh, veramente sono delle persone splendide, telefonerà a Riccardo dicendo è arrivato, comunque ci sentiamo in questi giorni. Ecco, questo è possibilissimo. Eh, e così è lo stesso per chi? avrà comodo Torino, Milano, eh, Verona e anche, eh, e anche Roma ovviamente. Cercate i nostri negozi, sono tutti in centro città, facilmente raggiungibili, magari con un po' di passeggiata per parcheggiare in centro bisogna trovare il momento giusto, ma una bella passeggiata adesso che c'è bella stagione potrebbe essere un'idea. Grazie ancora per essere con noi, mi, piace, mi sento un po' a casa quando chiamano no, pa passione... Inalterata quella che lei ha citato, ci mancherebbe, e poi subentrano nuove passioni. Eh? Ad esempio, noi recentemente abbiamo avuto alcune monete bizantine che faccio fatica a trovare di primo listame, non dedicate al volto di Cristo a Bisanzio, eh? tardo periodo del dell'impero romano. Eh, sono bellissime. Anche quelle là ve le consigliamo sempre. Va bene, non dico nemmeno più il titolo se non la presento più: Banco d'Italia. La proposta, eh, va bene, abbiamo 45 minuti di tempo. Argento di Abissi, qualche chiamata è possibile. E, mh, vediamo un attimo la proposta, anzi adesso eh, liberiamo il, il tema del resto, fermo restando le vostre chiamate per rivederle. Vediamo invece... Queste banconote che sono un nucleo già importante di proposta iniziale, cioè le banconote d'Italia sono state un certo numero, no? ehm, prima ovviamente dell'avvento della Repubblica. Queste si intitolano le banconote eh, d'Italia e vorrei sottotitolarlo, sottotitolarlo in questa nostra presentazione parleremo di quelle che anticipano il momento della Repubblica, che si chiamano luogotenenza, quindi parliamo di Umberto II, il famoso Re di Maggio, eh, prima del plebiscito, mm. e quelli che sono i momenti invece fortemente legati al, a degli anni che vedrete e ritroveremo, eh, ritroveremo insieme. Allora, Banco Nota Italia, andiamo un attimo a sfogliarle. Le vorrei sfogliare io, eh, vediamo da cosa è composta questa proposta. Intanto eh, questo volume che si inserisce perfettamente nel suo cofanetto, eh, che è già un raccoglitore ideale, dico album volume perché ci sono delle parti eh, di descrizione iniziale, di informazione, eh? sì, sì, proprio legate all'importanza all di quello che stiamo di questa storia, di questo racconto no, della, nostra, della nostra Repubblica. E tra i primi passi della Repubblica è il momento invece così forte dedicato alla lira. Eh, lo avviciniamo proprio nel 1944, quindi re Vittorio Emanuele III abdica, ancora non è terminata la guerra, eh, ancora eh, il momento sarà incerto su cosa accadrà, già la liberazione, già, o meglio, già i momenti eh, della liberazione si stanno avvicinando, Abbiamo, viene messo questo biglietto di Stato a corso legale dove non vi sono indicazioni legate né alla monarchia, né tanto meno alla Repubblica, perché ancora deve annunciarsi quel famoso plebiscito che porterà poi alla scelta della Repubblica. Quindi si ha una posizione intermedia, ma bisognava comunque coniare, battere moneta, ma battere moneta costava troppo, era difficile, allora le banconote già da tempo hanno sostituito dei valori. Quando si tratta di valori così contenuti, non si parlerà di biglietto di banca, ma biglietto di Stato a corso legale. Attenzione, curiosa anche la firma omonima di Umbolaffi, eh, che vedete in basso, eh, direttore vedete, generale del Tesoro, eh, nome Omen. Ora, lo stato di conservazione di queste, attenzione, quin, eh, 15 banconote. Cristina di queste 15 banconote che andremo a presentare 15 è uno stato di conservazione giusto, atto, corretto al collezionismo. Non sono eh, graffiate, non, non sono scritte al di sopra, non sono piegate, non sono rovinate. Quindi uno stato di conservazione ideale, va bene? Importante. Allora. Le andiamo a vedere, sono 15, attenzione. Vi do la proposta. Album, libro, eh, custodia, chiamatela come volete perché è veramente in grado di contenitore ideale per questa collezione in regalo. Catalogo delle monete, delle banconote, quelle che vi ho mostrato anche prima in regalo. 395 euro tutto. Tutto, tutto quello che adesso andremo a vedere, allora sfogliamo le pagine. Io le ho messe in successione. Poi, se uno avrà piacere di andare a implementare, di dire voglio anche quelle precedenti, questo album potrà conservarle e contenerle. Ma quello che vi offriamo sono 15 manconate ma veramente rappresentative, dalle prime, primissime che stiamo vedendo, a quelle che conosciamo con maggiore familiarità. Sul rovescio, scusate, sul retro. Delle, ehm, della pagina troverete indicazioni relative, eccola qua, alla banconota che abbiamo visto. Quindi, è proprio aspetto tecnico molto importante. Non si parlerà di in storia in genere, ma proprio della banconota. E lo stesso vale per le altre che abbiamo qua da rappresentare. Ultima cosa, lo stato di conservazione. Ecco qua le due lire, ad esempio. Io muovo con cura e con delicatezza questa fascetta eh, che apre esattamente il biglietto di Stato a corso legale di 2 lire, all'interno con delicatezza la muovo eh, eh, e il reale biglietto di Stato. Quindi questa fascetta serve a, a proteggere dall'usura e a mantenere in uno stato splendido eh, la banconota che vedete. Allora le due lire, eh, le faccio vedere tutte perché eh, poi andiamo a vedere la successiva che è quella di 5 lire con eh, l'Italia, eh, l'immagine, la Minerva. Vedete ancora non ci si sbilancia, bella anche questa decorazione, eh, oltretutto floreale, che accompagna e che cerca quasi un aspetto prospettico ma soprattutto con difficoltà che invitano. Invitano alla, alla, alla ricerca dell'impossibilità di falsificazione, questo è molto importante. Eh, e poi eh, vediamo nell'ordine di passaggio la banconota, quella che addirittura venne progettata nel periodo del, del regno, ma che poi togliendo, cambiando il volto di Vittorio Emanuele III, trova il volto di Zeus, il profilo di Zeus un riferimento quindi alla, comunque all'antica Roma. Vedete le peculiarità, poi viene citata la filigrana, vengono citate per le diverse banconote, vengono citate le varie caratteristiche, il rovescio stesso. E siamo ancora in un momento così saliente eh, che stiamo vedendo ancora le firme dei tre, le figure di grande rappresentanza proprio nel grande significato proprio nel corso dell'economia d'Italia dei tempi. Sempre luogotenenza, eh? quindi le, eh, le lire della luogotenenza. Facciamo un salto e andiamo a vedere quelle che sono con il simbolo delle antiche monete di Agrigento e di Siracusa, la famosa 500 lire a Retusa, eh? Agrigento e Siracusa, biglietto di Stato, 500 lire. Eh, non c'erano ancora dei problemi a coniare monete in argento era ancora troppo dispendioso per lo Stato e allora la banca ehm, la Repubblica Italiana perché a questo punto siamo nella Repubblica entra con, questa, eh, con questo eh, biglietto di Stato scusate, ancora biglietto di Stato del 1966 tutte le descrizioni che poi accompagneranno eh, la, eh, successivamente la, la visione di questa banconote questa ditemi che non la conoscete, non ci credo. A meno che no, magari un ventenne all'ascolto, bontà sua eh, se chiama, gli diamo un premio. Eh, ventenne all'ascolto in questo momento, allora no, potrebbero essere attenzione: ritiro tutto quello detto perché so che eh, potrebbero esserci del 69 biglietto di banca mille lire verdi definito secondo tipo. Sempre 390 euro. Eh, 300, sì, i nipoti, eh, i nostri nipoti magari eh, all'ascolto. Sì. Esatto. Eh, magari sì, dicendo, guarda l'ho trovato, sai, il nonno mi ha fatto vedere. 1973, 2000 lire Galileo. Eh, beh, siamo ne... Poi, attenzione, ovviamente avranno una circolazione eh, ancora. Eh, negli anni, ma questo è poi tutto indicato: vedete anche il simbolo delle repubbliche marinare, il contrassegno così definito. Eh, prima era il contrassegno con il simbolo Mercurio: il contrassegno era praticamente mh, il simbolo, eh, l'imponta della legislazione che riguardava esattamente la possibilità di, eh, di coniare, o comunque di emettere eh, carta, in questo caso appunto banconote. Andiamo avanti ancora: ci sono di serie, Banca d'Italia, ecco eh, qua qualsiasi... Eh, bravo, andiamo a vedere la firma. Andiamo un attimo a curiosare la firma perché troveremo, eh, bravissimo, eh, momenti molto importanti. Il governatore della Banca d'Italia, Ciampi. Eh, eh, guarda, che storia così importante, racconti così importanti storici. Eh, prima di diventare. Ah, adesso. Ciampi. Sì, si già... sì, sì. è ripreso bene. A eh, una certa età, eh, ma con piacere. Tostissimo, tosti, eh, beh, oh. eh Hanno fatto, fatto l'Italia veramente. Eh. E qui, al di là veramente di schieramenti politici o meno, ma eh, c'è da dire, sono i, un po' i fondatori, eh, la seconda generazione, ma comunque, fondatori anche loro. 500 lire mercurio, l'ultimo biglietto di Stato emesso di 500 lire, poi non ve ne saranno più. Eh, e intanto sono 15 a 390 euro, signori. Eh, Andrea del Castagno che rappresenta Machiavelli, eh, le 10.000. Qualcuno dirà: Mamma mia, me ne ero dimenticato. 5.000 lire, Antonello da Messina, banconota non molto amata eh, dal pubblico perché avevano eh, dei tagli un po' come anche quelli di 2.000 lire. Biglietto di Stato, 1.000 lire, Marco Polo, poi in realtà entrano nella storia, ma avevano dei colori così particolari in alcuni casi. Eh, 10.000 lire in volta 10.000 lire in volta. Grazie per la, volentieri, grazie. Eh, mi fa immenso piacere. Mi fa immenso, oggi è giorno di, eh, di, di riscoperta veramente di antichi amici. Passiamo questo termine, ma antichi insomma, di, di, di carne persone all'ascolto. Grazie per i saluti che sono arrivati, non mancheremo di sentirci, mancherebbe allora, intanto pagab pagabile a vista al portatore, il governatore, eh? Anche qui Fazio, sì, che non è Fazio, eh, non è Fazio. De, eh, non è lui. Allora ancora andiamo a vedere, eh, altri. del Rischia tutto, eh, Fazio rischia sì. mm. 5000 lire Bellini, e ancora la Montessori, finalmente una figura femminile che non fosse. Una divinità dell'antica Roma o addirittura riferimento all'antica Grecia, ma bensì una donna educatrice e, e, e molto, molto di più conosciuta nel mondo. Vengono dedicate queste mille lire prima che eh, la lira diciamo, tramonti rispetto all'euro giusto giusto in tempo, anche se in realtà comincia poi nel 1990, quindi ci vorranno ancora un po' di anni. Eh? E qui siamo all'ultima perché siamo dinanzi alla proposta legata alla, ehm, al Marconi. Eh, quindi, duemila lire, lire per eh, la proposta che, scusate, eh, per quella banconota che stiamo vedendo. Richiesta, signori, 390, 390 euro. 390 euro. Sì, Carlo Azeglio Ciampi, sì. Eh, 390 euro signori eh, la proposta dell'intera eh, dell'intera eh, di questo nucleo così importante di questa collezione così importante vi faccio vedere un'altra cosa eh. mi stai ancora un attimo sulla, sulla banconota per cortesia perché vi faccio vedere un'altra cosa in quanto dici bene queste 15 banconote le ho già scelte un po' di tempo fa è eh, per questa proposta che vogliamo ancora mostrare, è un nostro cavallo di battaglia e tanti hanno cominciato recentemente con le banconote d'Italia, fino a diventare collezionisti di banconote che oggi vanno molto, come si dire, piacciono molto. Eh, un tempo le banconote non si pensavano fossero quasi da collezione, sono affettiva e invece hanno tanto apprezzamento. Allora, io faccio, vi do uh, un'altra uh, visione adesso e eh, vi accompagno su un'altra scelta, perché vi mostro, grazie, un'altra possibilità di quattro banconote molto rare, eh? quindi la cifra sarà diversa, ma le voglio mostrare e sarebbe una bella possibilità di integrare. Si ritorna indietro al momento della luogotenenza e si va sui due valori più alti della luogotenenza, prima abbiamo visto, abbiamo visto una lira, eccetera, e si va, voltiamo pagina, le ho messe, attenzione, in ordine sì, successivo rispetto a quello che è lo sfogliare. È chiaro che la luogotenenza andrà a occupare lo spazio cronologico tra le prime pagine, ma la nostra seconda proposta, per chi ha già questa collezione, o perché dice: Ma senti, io scelgo la prima e la seconda assieme. Eh, potrebbe essere e allora si ritorna a completare la logotenenza con l'Italia Elmata. Attenzione, quattro banconote che vediamo, quindi i 395 le abbiamo risolte, proposte, possono essere lì confermate per voi. La seconda parte, definiamola così, sono, è composta da quattro banconote rare. allora 50 lire Italia El Mata, eccola qua. Eh, scusatemi, attenzione, siamo nel 51. Io parlo di due no, siamo nel 51. Attenzione, in questo caso siamo nel 51. Vi sempre biglietti di Stato, ma siamo nel 51, quindi già è chiaro è eleggibile. Repubblica italiana, eh, volevo solo dire, le prima di quelle che abbiamo visto. Questa è la sua certificato di autenticità che occupa una pagina, descrizioni lo, su, lo vedrete sul rovescio e poi abbiamo il biglietto di Stato, il 100 lire Italia e fanno parte di questo secondo gruppo. Altre due banconote più vicine a noi fanno parte del secondo gruppo e sono, passando ovviamente il certificato di autenticità, qualità perfetta. Prima vi ho fatto vedere il Verdi secondo tipo, il primo e chi non lo ricorda questo, perché poi sono i 62 ma è stato, E per numero di missioni comunque è raro, questo è il primo tipo di Giuseppe Verdi, era bellissimo. Io quando l'ho toccato ho detto mamma mia me lo ricordavo, no, no io non, lo maneggio, non sono andato a pagare con questo biglietto, eh. non me li davano questi. Anzi, non ero nemmeno in grado di capire cos'era questo biglietto allora, però toccandolo è di una dimensione e piccolo, guarda, è piccolo. Io me lo immaginavo grandissimo, forse non, non so in quale età l'ho visto. Guardate che la dimensione è veramente contenutina. Eh? È vero? Che emozione! Dai, dai, vi faccio emozionare. Se in cambio vi chiediamo qualcosa perché hanno un prezzo, qualità perfetta. Dice, ma mi costa l'emozione, qualità perfetta. Poi se vedrete anche il rovescio, è qualcosa che non può essere eh, immaginato in altro modo. Cioè, bellissimo. Scusatelo, per il sistema va al meglio. E, e la terza proposta, cioè la seconda proposta di queste quattro banconote. La quinta banconota che andiamo a vedere, eccola qua! Eh, signori Michelangelo Bonarotti. Michelangelo, 10.000 lire, eh, si comprava qualcosa eh, con 10.000 lire. Era un lenzuolone. Eh? Era un lenzuolone allora, ma forse perché eravamo. No, beh, non l'ho visto circolare nel 62, ma qualche anno dopo, probabilmente. Eh, siamo, eh, siamo attenzione quindi alla quarta banconota. Queste ultime quattro eh, hanno una proposta di 925 euro. E attenzione, che non è un prezzo che finirà lì, eh. Non è un prezzo che finirà lì perché saranno da apprezzare, io adesso le sfoglio indietro per rivedere, scusami eh, Fede, ma così le vediamo, se no rimango su tempi un po' troppo statici e da casa magari corro il rischio eh, di, di annoiare, spero di no. Ecco l'altra, la terza in ordine che abbiamo visto, la seconda nell'ordine che abbiamo visto, eh, eccola qui e poi ancora la prima nell'ordine che abbiamo visto, eccola Fermo restando che poi se faccio un passo indietro andiamo al famoso, ehm, alla famosa, eh, al famoso Marconi che appartiene a quella serie da 3,95. Signori, è chiaro Signor. che dice, ma io guarda, prendo le altre quattro se avete le precedenti volentieri, vi suggerirei se non le avete al limite di aggiungere una e l'altra, perché con le prime a 3,95 avete tutta la eh, diciamo la struttura portante questa. Io la chiamo quasi la cornice, eh, la teca di un museo, ma sì, ma non, non sono parole assolutamente invano, in vano, o perlomeno così a a mio avviso, perché qui dentro ci sta veramente una testimonianza importante, molto molto importante. Allora, eh, quante ne abbiamo date Cristina? Perché eh, intanto sentivo WhatsApp che arrivavano, c'è sempre conferma su queste. Eh. Un paio di conferme, grazie. Eh, non ho... eh, okay. Arrivando per WhatsApp non, non vi voglio disturbare, è chiaro che per dare la conferma come abbiamo dato, eh, sono arrivate le generalità, cioè nome, cognome, loro di spedizione, eccetera, quindi c'è stato eh, dei dati che vengono dati, se no, scusate il gioco di parole, se no non possiamo dare conferme così. Grazie per un paio di conferme, mi raccomando perché. Mm, è veramente una scelta adeguata. Il volume che diamo in regalo è questo, è tutto la, la, il pomeriggio che lo mostro, torno a mostrarlo, qualcuno l'ha anche acquistato indipendentemente dalla, dalla nostra, eh, da, dalle altre presentazioni, cioè monete o banconote, si può scegliere anche questo indipendentemente da. Mm? Questo è molto molto importante. Eh, qui c'è tutta la documentazione e anche per gli appassionati di banconote eh, lo vediamo. C'è proprio un capitolo dove addirittura, eccole qua, si, eh, ci sono degli approfondimenti a livello di eh, intanto, a livello proprio diciamo alfabetico. Ma anche vedete, si parlava di Mercurio, si parlava delle, eh, delle repubbliche marinare, cioè ci sono. Degli, ehm, dei contrassegni con l'approfondimento studiato nei diversi momenti storici e quindi identificabile anche in quello. È un libro di storia, questo, signori. Tecnicamente accessibile, sicuramente, ma dove non si risparmia un dettaglio tecnico in nessun caso. Infatti, sfogliandole arriviamo. A vedere anche quelle che abbiamo trovato vi faccio solo vedere una cosa bellissima lo potrei far vedere sulla banconota che è quel famoso eh, 10 lire dedicato alla luogotenenza guardate com'è il rovescio lo faccio vedere sulla pubblicazione sempre in quelle monete in quelle banconote da 390 guardate la bellezza di questo disegno Pensate che in origine, vi ricordate, l'ho presentato prima questo disegno, questa è la riproduzione della banconota che abbiamo in essere, eh, vi ho parlato del profilo della, di, di, di Giove, di Zeus, di Giove, perché eh, ricorda Roma. I, e Il progetto nasceva ancora nel tempo del regno con l'effigio di Vittorio Emanuele III. Eh, non passò perché il rovescio che rappresentava questi due giovani con falce e martello, simbolo del lavoro, che attenzione, verrà poi mutuato, verrà mutuato anche da, 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 eh, dal partito comunista, ma che comunque aveva comunque un significato, un simbolo anche del socialismo nel lavoro. E a monte, e a monte ancora, no? proprio dell'immagine stessa di, del, del Ventennio in origine, non passò perché questi due giovani erano nudi. Non passò, Mussolini lo ritenne indecente nell'essere rappresentato una banconota. Poi venne dallo stesso diciamo, incisore leggermente modificato la catena, questa catena floreale passa ovviamente... A mascherare certe parti, fidiamone intime, ha un motivo liberty, e un movimento liberty straordinario. Straordinario. Questa sarebbe una banconota da mettere in cornice: è eh? in cornice, è bellissima. Fa parte, questa è veramente scusate, un'opera d'arte. Perché attenzione, quello sì, ma l'opera unica, no? le incisioni, le serigrafie, le stampe, le litografie, le tosse, la, la base in pietra, no? La litografia. Ecco, tutto questo riguarda specialmente un lavoro incredibile, specialmente gli anni 40, eh. Quindi, eccola qui. Se io facciamo la prova del 9, allora. La vorrei voltare in diretta, c'è, cioè, sicuri è quella, vale, non facciamolo perché sarà un vostro piacere poterla vedere. Tutte quante le banconote, no, no, il, libro va, il catalogo va in regalo, signori. Cioè praticamente se dovessimo detrarre il lavoro, diciamo proprio, della, eh, del, eh, del libro, dell'album e del catalogo, ma, ma alla fine quelle, pagano, quelle banconote le pagate 290 euro. Forse meno, ma, ma quel, tanto questo viene regalato in più, quindi nel meno senso forse fare questo conteggio. Mi raccomando, c'è stato, ma nemmeno più di una settimana fa, un, un signore, eh, un quarantenne, lo dico perché poi così capirete perché, che ha detto guarda, è il compleanno o era la festa? No, era il compleanno perché era festa di papà era prima. Di mio padre, che ha 70 anni circa, gli faccio questo regalo. Ma non è solo un fatto di età, perché questo potrebbe essere fatto ai nipoti o a chi studia storia. vuole guarda, appassionati di storia, ecco, appassionati con questo. Altro esempio, non so se o saluto Pino, suo figlio che fa l'elementare, le adesso forse ho perso un po' il conteggio, il conto degli anni, eh no, se è ancora l'elementare, le se devo dire che è troppo tempo che non ci vediamo. Eh, eh, no, eh no, adesso no, è più, è più grandino. Comunque, studiava gli imperatori romani. Ecco le monete di imperatori romani. Eh? Seminiamo in queste cose, signori, seminiamo. Lo fanno nel mondo eh, quando, si può, quando si può. Chiaro che questi sono collezionismi di lusso, ma non di lusso perché bisogna avere i soldi, perché bisogna vivere in pace, bisogna avere una situazione comunque più o meno stabile. Eh, parlo di, di luoghi, di luoghi di nascita, di origine, di nazioni. Eh? Di nazioni. Grazie. E così. Non mi piacciono le pause, bisogna avere eh, paura delle pause, però dobbiamo invece procedere perché ho un'altra bella sorpresa da mostrarvi. A proposito di... Grazie, allora un saluto a Fiumicino signori. Mi permetto, eh, grazie. Allora, allora, grazie perché eh, mi permetto, io lunedì, siccome c'è stato un intasamento assoluto, eh, qui di telefonate, io ho un, un termine immeritato, direttore, ma direttore di trasmissione, eh, no? io ho qua ho veramente anche un po da, molto da imparare. Però, e allora Andrea da solo certamente non ce la faceva perché il progetto Marengo ha, ha veramente portato tanto. Ho avuto il piacere di parlare come prima chiamata, do solo il nome di battesimo perché la privacy è sacra, con il signor Luca. Ho risposto proprio a Luca. Ricordando che Luca mi diceva guardi però poi vado via ehm, i primi giorni se possibile, poi ha, ha avuto altre belle giustissime conferme signor Luca, eh, ripeto do il nome quindi nessun problema, prese da Andrea, mi fa piacere perché ci siamo sentiti lunedì, Telefonicamente, adesso mi fa immenso piacere, gentile Luca, da Fiumicino, quindi ripeto, privacy salva, che c'è questo approfondimento così importante sulle, mh, sulle banconote. Assolutamente piacere. Eh? Quindi, un po' per volta, cominceremo a conoscerci. Ha fatto molto bene, signor Luca. Adesso io faccio una cosa in più, eh, visto che abbiamo un po' di tempo. Ci muoviamo. Eh? Io dico, eh, signor Luca, le faccio, grazie alla sua chiamata, io vado un attimo ad approfondire l'argomento. In che senso? Eccoci, eccoci. Eh, lo andiamo a vedere. Perché ho voluto comporre, prima della tutta la mattina, eccetera, scegliendo, selezionando, non da solo perché è la nostra Erika, c'è lo, lo staff per fare queste cose. Dire ma una serie in successione, cioè andiamo sulle banconote, vediamo di approfondire, ci saranno poi dei capolavori assoluti, quella, le mille lire, dicio, ci saranno. Allora, questa è una scelta bellissima, lo dedico a tutti, eh, perché sono convinto che negli altri Whatsapp ci sarà qualcuno che avrà fatto richiesta, eh, adesso Cristina è impegnata al telefono, di banconote magari, ma io avevo quella del, mi manca quella del. Allora. Andiamo a vedere insieme, siamo arrivati, mi vai ti prego sul, in diretta proprio quando possibile, in modo che eh, le andiamo proprio a segnalare. Siamo arrivati, eccole qui, alle banconote d'Italia. Quindi, ehm, sfogliamo, eravamo alla prima, allora, questo è fatto un passo in tro di troppo. Ecco qui, eravamo, ricordo, 15 banconote, 390 euro abbiamo aggiunto le quattro banconote che sono con l'oro certificato sempre che sono le due di taglia elmata il verdi primo tipo e abbiamo anche raggiunto quei 10.000 lire eh? erano arrivati qui e quindi ricordiamo che, diciamo la, la seconda parte della collezione allora ci sono delle pagine ancora io mi permetto di farvi scoprire, perché sapete che abbiamo visto eh, il 44, il 45, siamo andati poi negli anni 60, ci siamo mossi un po' a macchia di leopardo oppure come il cavallo negli scacchi eh, che può saltare in certi momenti molto rappresentativi. Però andiamo poi ad approfondire nuovamente. Il secondo gruppo è quello che abbiamo visto. Adesso andiamo a svelare, ma proprio per approfondimento ulteriore e possibilità. Eh, eh, di chi sta scegliendo con passo giusto le cose proposte vi faccio vedere due banconote che sono diciamo, un ulteriore gruppo attenzione perché andiamo ad alzare ulteriormente tiro e qui mi direte voi signori ah, me l'ero dimenticata quella eh, me l'ero dimenticata attenzione Andiamo a vedere questi, ma come ho fatto a dimenticarmi di questa? Eppure il Caravaggio primo tipo, mh? Caravaggio eh, primo tipo, 100.000 lire, attenzione non sono due, sono, le vediamo tutte, vi dico di cosa si tratta, Caravaggio primo tipo e poi andiamo, c'è sempre il suo certificato di autenticità, Andiamo a vedere il Bernini primo tipo. 50.000 siamo eh, del 1984. Due soggetti, definiamoli così. Attenzione, vado avanti sempre in questa ulteriore proposta. Eh. Troveremo, ah ma guarda, no, cambio di colore, un'altra emissione. Il Bernini secondo tipo, ci sono delle sfumature diverse che vengono chiarite, quindi sono nuovamente quattro banconote con due tipologie fondamentali ma con due varianti ulteriori per tipo. Quindi sono quattro in tutto, spero di essere chiaro il più chiaro possibile. Un passo ancora e troviamo l'altro Caravaggio secondo tipo, vi sono delle differenze, i verdi, che segnano queste tipologie diverse, quindi... 4 banconote, Bernini e Caravaggio, primo e secondo, primo e secondo tipo. Queste quattro banconote possono essere scelte, e qui attenzione torniamo a parlare di varietà, un po' come per certi francobolli naturali, solo che queste ovviamente sono state emesse in certo numero, la proposta è di 695 euro. Non me ne voglia il signor Luca. Eh. Eh, cioè, anzi, spero lo prenda veramente come un, eh, un piacere nel condividere questa passione. Vi assicuro che se non fosse arrivata conferma di entrambi i gruppi, avrei detto aspettiamo un momento successivo. Ma sulla scelta di entrambi con piacere vado a svelarvi qualche segreto in più nelle prossime, eh, nei prossimi blocchi, diciamo di collezione. Gruppi di collezioni, insiemi di collezioni. Allora chiamiamolo, definiamolo il terzo gruppo, comunque il, il prezzo eh, chiarisce molto bene, vediamo cosa è comparso. Perfetto. 695, Bernini sempre valore 50 50 50.000 lire, 100.000 Caravaggio primo e secondo tipo. Andiamo ancora, dice mamma mia, dove arriviamo? la bellezza delle banconote d'Italia, andiamo a vedere sempre andiamo a vedere anche un attimo il certificato. Questo riguarda ad esempio eh, lo andiamo a vedere il Caravaggio secondo tipo, la qualità fior di stampa di questi sono fior di stampa o splendide, qualità migliori. Eh, 100, le misure, eh, le caratteristiche, ehm, l'orientamento e poi anche la descrizione stessa. Eh, che troviamo sulla sinistra. Ecco, questo è molto importante, anche qua. Chi avesse già scelto magari la prima e seconda serie, quindi già un collezionista ben centrato su queste proposte, ne potrà ancora approfittare, potrà dire ecco vorrei anche questo. Grazie, lo saluto veramente, è stato, mi fa immenso piacere. Eh. Chiaramente, attenzione, non sia questo, non si senta assolutamente in dovere, è un'occasione che mi ha dato per poter approfondire il tema, anche perché mancano dieci minuti al termine, quindi ci stiamo sulle nostre proposte dei banconoti d'Italia andiamo ancora avanti vediamo un po' uh mamma mia questi attenzione nulla di male li ho messi io sono i post-it che non toccano la banconota ma era soltanto per segnare proprio l'ulteriore eh, messa in opera montaggio diciamo così di questo, di questo album e li vediamo altra serie altra serie la chiameremo attenzione in successione Um, facciamo un piccolo confronto guarda stai pure così se vuoi stai pure così Fede io chiudo questo Enrico mi mandi la prima proposta io non lo apro la prima proposta delle banconote d'Italia cioè la proposta numero 15 me la scrivi mi inserisci la numero 15 a tempo debito senza fretta abbiamo visto banconote d'Italia 3.95 mi inserisci la numero 16 che ricordiamo di cosa si trattava? Eccola qua, 925 Italia Almata e via l'abbiamo fatta vedere. Mi metti la numero 17 che era Bernini e Caravaggio, primo e secondo tipo, quelle quattro banconote 695, chiedo scusa se è scritto un po' piccolo ma bisogna anche vedere l'immagine. Attenzione, adesso... Mi togli il lotto 17, non mi inserire nulla perché parliamo della proposta numero 18, composta da 5.000 lire Cristoforo Colombo. È un secondo tipo, non abbiamo visto il primo, apparterà un altro momento è composta dal volto di donna, un volto di donna che rappresenta, se vogliamo, la modernità, non è dedicato né ad Atena né a Montalcini, né, no, la modernità. Eh, un volto di donna che è, possiamo dire generico, ma comunque rappresenta un omaggio alla donna, bellissimi colori fluorescenti, direi quasi psichedelici per l'epoca. Volto di donna, 50.000 lire, siamo, attenzione, nel mille. Già ne, ancora nel 77, penso, sembra ieri, non te la ricordi perché non circolavano in casa queste monete. Eravamo tutti poveri e avevamo solo le, le monetine. No, scherzo, scherzo, scherzo. No, per, ma attenzione perché le abbiamo messo lì? Perché in realtà i numeri di emissione non erano tantissimi, eh? cioè non è che ha circolato per chissà quanto tempo, ovviamente la mia era una battuta. Eh, eh, comunque, eh, volto di donna, volto di donna. Eh, e siamo ancora in questa nuova proposta e poi abbiamo dopo il suo certificato i 100.000 lire questa è Botticelli con la primavera di Botticelli questa si ricorda forse con maggiore facilità la proposta di Cristoforo Colombo di Colombo il volto di donna e primavera quindi attenzione sono tre banconote è la numero 18 numero 18 a 895 se ne trovate ripeto nell'armadio guarda in fondo a quelle buste guarda le avevo messe lì quando l'euro è diventato eh, le ho tenute ma sono con la scritta sopra di un numero di telefono eh, o dell'appunto della spesa devo comprare questo anche se a matite provate a cancellarle signori non possiamo definirle eh, nemmeno qualità ottima, eh? quindi attenzione il valore scende a precipizio, a precipizio eh? è molto importante lo stato di conservazione. Ultima, ultima proposta, la 19, la 19 e vediamo con la 19, poi attenzione da questa base che abbiamo fatto si può anche dire no ma io vado indietro, no? Parto da queste due scelte e poi vado indietro verso il regno. È possibile, non è che per forza dovete seguire questo percorso. Importante, fondamentale, a mio avviso: è la prima e la seconda serie. Eh, queste sono molto belle. Poi uno si può muovere anche per, per, per soggetti, per anni. Eh, e vediamo eh, la, le ultime due che andiamo a vedere sono: torniamo, ecco questa, sarebbe molto bella abbinarla alla prima, eh. Perché abbiamo i 50 lire, eh, me la avvicini, ancora attenzione all'anno siamo nel 1944, questo è molto bello perché sono veramente i primi eh, del biglietto di Stato, Italia Turrita, abbiamo visto i valori precedenti, solo due, infatti le abbiamo messe a parte, attenzione, è la proposta numero 19 a 550 euro, queste eh, 50 lire del 1944. Italia Turrita e l'altra, una più bella dell'altra, ovviamente le dimensioni aumentavano perché aumentando il valore aumentava le dimensioni, questa è una regola, le 100 lire Italia Turrita. Eh, vi do modo di avvicinarla perché con questo rosso di fondo Bordeaux si vede meno, ma violetti sono eh, veramente... Anche la scelta dei colori, azzurri assieme ai violetti e Bordeaux è qualcosa veramente anche di rischioso come impatto cromatico ed è un, un caleidoscopio veramente di forza, e anche sobrietà nello stesso tempo. Comunque, siamo ancora al 44. Ecco, queste due, queste due a mio avviso sarebbero da valutare perché eh, siamo già nella, anche de, an, torniamo quell'alto collezionismo del 44 su qualità molto molto importanti come abbiamo definito eh, cioè se uno dovesse poi implementare cioè, vado su queste e va bene, va bene, va bene allora torniamo un attimo a rivedere eh, la nostra, anzi a chiudere la nostra confezione, confezione il nostro album, come lo chiameresti Cristina tu questo? Scrigno è un po' troppo album, eh? si, sì, contenitore, folder, no, è troppo cartole, car, cartoleriesco. cartoleriesco. Esatto. Eh, allora, abbiamo una. Tre minuti, sì, un album, libro con custodia, certo, però è proprio molto molto bello, anche le pagine scelte. Allora, no, abbiamo solo tre minuti, signori. Vediamo. Cosa posso mostrarvi? Allora andiamo a vedere, dai facciamo il regalo finale intanto noi in Napoleone però forse Napoleone quel Marengo in Napoleone a me piace tanto anche quel Marengo quello, quello greco, vediamo dai chiudiamo sul greco, ricordino anche il fascetto eh, quella proposta 129-90 Cristina, le due proposte del fascetto con lo scudo 129-90 sì, sì allora, però, stiamo sull'aquilotto, eh, scusami, sì, eh, scusami, l'aquilotto, certo, l'aquilotto. Però, teniamo questa, eh, è veramente particolare eh, vedere uno stemma, è cioè, lo stemma a Savoia, Sabaudo, è eh. eh, lo stemma eh, con eh, scritto: le 20 dracme di Grecia, 20 dracme di Grecia, cioè il marengo greco, che se tanto, tanto volete fare la collezione anche più ampia dei marenghi. Questo non sia l'ultimo da scegliere, eh? non sia l'ultimo da scegliere. Poi i colori sono quelli dell'Ellade, sono quelli, eh? sono il, il blu e il bianco, mm. però sappiamo le case. Re Ricordate quando nello stemma Savoia c'è scritto Re di Gerusalemme, lì si fa riferimento alla noblessa tinta, al, ai crociati antenati, ma lì si perde poi la notte dei tempi biancamano e ancora. Ma siamo davanti a, questa, a questo che non sia l'ultimo da scegliere. Tra l'altro ne ricordo la richiesta, ne ricordo la richiesta: 790 euro. Le 20 dracme di Giorgio I, di Danimarca, nascita, nascita. Allora. Grazie signori. Eh, grazie, io spero veramente che questa diventi una trasmissione che seguite ogni mercoledì. Mi piacerebbe. Noi cerchiamo veramente di dare dei temi anche un pochino salienti in ogni giorno della nostra settimana per differenziare e nello stesso tempo per completare. Eh, quindi grazie veramente alle persone che ho chiamato anche per i saluti, a chi ha richiamato, dimostrando anche una bella assiduità da ieri e oggi o da lunedì oggi. Abbiamo fatto i saluti dovuti, grazie ai vostri Whatsapp e alle segnalazioni anche di magari di, di richieste. Ehm, e anche alla vostra gentilezza, perché oggi siete stati veramente d'aiuto. Eh, anche con complimenti, perché vi assicuro si vive anche di quello, ma cercheremo sempre di migliorarci. Allora, l'appuntamento è venerdì, eh, venerdì. Alle, eh, dalle, 15, no, dalle, dalle, sì, dalle 15 alle 20 ci sarà Massimiliano e Lorenzo e poi eh, abbiamo non perdete domenica generalmente la mia trasmissione ma io non ci sarò per, per motivi precedenti eh, ma c'è Lorenzo con uno speciale dedicato al Marengo in realtà è una trasmissione che avete visto ma che dal vivo potrete ricevere, riceveremo comunque le chiamate ed è molto importante vedere perché è molto bella. Grazie a Federico, grazie a Enrico, grazie alla nostra Cristina. Io devo chiudere con i telefoni alzati e un bel segno. Ehm, ne approfittino ancora, grazie a chi sta confermando ulteriormente. D'Alessandro Gia, arrivederci. Alla prossima. Alla prossima.